Siamo pronti. Eccoci. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi faccio una brevissima presentazione del nostro ospite, Felice Cimatti, che insegna all'Università di Calabria, ad Arcavaccata di Rende. Ha tantissime pubblicazioni, libri, se, anche una bellissima pagina Wikipedia che sto scorrendo in questo momento con tutti i suoi libri. Gli ultimi sono un libro dedicato alla filosofia di Giorgio Prodi, un nostro collega oncologo che ho conosciuto anch'io tanti anni fa e che era un biologo, appunto, ma aveva sviluppato un approccio semiotico alla biologia e ai fenomeni che studiava. Gli ultimi è La fabbrica del ricordo del Mulino, pubblicato presso il Mulino, e due testi, uno miscellaneo e uno proprio sull'animalità, sulla filosofia dell'animalità. E quindi ci sono tantissimi spunti che si possono trarre da questi testi, ma oggi ci parla. Ma oggi ho messo una versativa perché oggi il titolo è quello il problema della cosa. Quindi andiamo di nuovo sull'ontologia, ma ci spiegherai tu di che tipo di ontologia si tratta. Non so se Claudio vuole Sì, aggiungere altro. giusto, proprio mi ricollego a quello che hai detto adesso. Felice ha lavorato tantissimo, ha scritto cose bellissime, tipo il libro sul taglio, insomma, sulla psicanalisi, eccetera. Però io devo dire, nel mio cuore, quando l'ho letto, lo trovo personalmente, lo consiglio a tutte le persone qui che forse lo conoscono già, magari perché sono qui, ma chi non lo ha letto, glielo consiglio, il libro Cose. Per me è veramente una delle cose più interessanti degli ultimi 10 anni di filosofia del linguaggio, in qualche modo. Quindi è davvero un libro per me bellissimo. Io l'ho sempre consigliato ai miei studenti, l'ho dato ai tesisti, insomma, l'ho sempre molto. È un libro molto amato perché tocca un problema fondamentale partendo da molte nuove filosofie, tra virgolette, per esempio l'object-oriented ontology che è stata di grande moda, ma in Italia il nuovo realismo e molte altre cose. E rivendica, secondo me, un approccio semiotico a questi problemi, rivendica la mediazione linguistica, rivendica in alcune pagine anche molto ispirate, per esempio, al lavoro di Paolo Fabbri sul rapporto tra percezione e linguaggio, già una semioticità, costitutiva del nostro rapporto col mondo. E poi dice alcune cose, secondo me, estremamente interessanti sulla differenza tra l'animale e l'animale umano. Nell'accesso all'essere, eccetera, eccetera. In più, proprio per tutta una serie di cose che magari anche la nostra tradizione ha un po' lasciato da parte, ci sono alcune parti bellissime, secondo me, di un autore che noi forse abbiamo un po' troppo spesso dimenticato, che è Jean Baudrillard, di cui Felice riprende tutta la parte sul valore d'uso, valore di scambio, tutta la riflessione molto bella sul valore quasi sussuriano a partire da Saussure che Baudrillard fa. Mette insieme tutto questo grande mosaico in un libro che secondo me è molto molto prezioso. Quindi, fin dall'anno scorso, ma appunto poi abbiamo avuto il Covid, per me era importante che Bologna potesse discutere e far un po' parlare di questo lavoro di Felice che a me è veramente piaciuto molto. Quindi, lascio ovviamente appunto a Felice parlare un po' e poi discuteremo, insomma. Bene, Allora, Felice. intanto molte, molte, molte grazie. Non sapete quanto sono dispiaciuto di non essere lì con voi, soprattutto negli anni iniziali, diciamo, del mio percorso accademico. Venivo molto, molto spesso a Bologna, tante volte sono venuto a Bologna, beh, con Costantino, Paolo, Anna Maria, anche altri, Patrizia Violi, quante volte abbiamo ragionato, anche a San Marino e anche con Umberto Eco. Idealmente questo libro di cui stava parlando ora, Claudio, è un libro che almeno nella mia testa ha come interlocutore la semiotica e in particolare la semiotica, quella che ho imparato a conoscere attraverso Umberto Eco. Dico solo una cosa rispetto a Giorgio Prodi, forse vi può interessare.
Il libro suo, diciamo, uno dei più, cioè, ha scritto tanti libri molto importanti, ma un libro è molto importante che si intitola Le basi materiali della significazione, un libro del 1977, ed è un libro che è in aperto dialogo, contrasto, dialogo con Umberto Eco. È un libro che finalmente verrà tradotto in inglese, ormai è praticamente ufficiale, e questo permetterà, diciamo, la conoscenza di questo pensatore, che è veramente un pensatore un po' particolare, un po' uscito dai radar, ammesso che sia mai stato nei radar Prodi, e secondo me Prodi per tante ragioni è molto interno al tipo di problemi che stiamo affrontando, che proveremo a discutere oggi. Quindi chi volesse, vi esorterei un po', secondo me meriterebbe di essere ristudiato Giorgio Prodi, perché era eccentrico al tempo in cui scriveva le cose che scriveva, ma ora è un po', è uno degli autori che potrebbero essere con noi per capire il tempo che stiamo vivendo. Non fosse ultimo la situazione che stiamo vivendo, proprio dell'epidemia, perché l'epidemia è provocata da un virus, come sappiamo, e Le basi materiali della significazione è un libro che discute come comincia il processo di significazione, e il processo di significazione per Prodi comincia proprio con un contatto fisico fra due entità, appunto, come non so, una molecola sulla superficie del virus e un recettore sulla superficie della molecola cellula infettata. Quindi, per certi aspetti, trovate in questo libro delle risonanze con il tempo che stiamo vivendo straordinarie. E perché parto da Prodi? Perché Prodi è interessante perché, appunto, in un certo senso è il culmine di quella straordinaria stagione di veramente straordinaria stagione di pensiero, che, diciamo, nel panorama filosofico italiano ha occupato l'Università di Bologna e, diciamo, il Dipartimento, le persone che hanno lavorato intorno a Umberto Eco, ed è da qui che vorrei partire. Io vorrei fare una cosa abbastanza veloce, poi più domande ci sono, più vediamo un po' se riusciamo a ragionare. Questo libro si intitola, libro che appunto così gentilmente Claudio mi ha invitato a presentare con voi, Cose. Ora, una cosa. Se noi non facciamo finta di non venire dalla tradizione semiotica, una cosa non è accessibile direttamente, non è accessibile immediatamente. In fondo, il punto di problema rispetto ai tanti neorealismi che trovate in circolazione in questo momento, appunto le object-oriented ontologies, i nuovi realismi, i numerosi vari nuovi realismi che circolano, cercano invece di immaginare un rapporto fra noi e le cose che sia immediato, cioè non mediato, che non passi attraverso la mediazione. Pensate a quello che viene chiamato, no, il realismo speculativo, dove speculativo vuol dire proprio riuscire a immaginare un rapporto con le cose nella loro oggettività, non a partire da un rapporto con le cose rispetto al nostro punto di vista. E questo è un problema, naturalmente, un problema che è il problema del realismo, perché se riuscissimo ad avere un rapporto con le cose non mediato, diretto, la domanda è che tipo di rapporto potrebbe essere, ammesso che sia possibile un rapporto per noi umani immediato. Perché un rapporto immediato vorrebbe dire un rapporto con la cosa facendo completamente astrazione da qualunque schema fra noi e le cose. Ora, se c'è una cosa, se c'è una, diciamo, un'eredità della tradizione semiotica, sia quella sussuriana che della linea Peirce-Eco, è invece che il nostro rapporto con il mondo, a qualunque livello, è comunque un rapporto che possiamo dire, un rapporto, per usare una categoria appunto di Peirce, è un rapporto, fra virgolette, interpretativo. Cosa voglio dire? Che per farmi un'idea di quello con cui ho a che fare, ho sempre bisogno di una mediazione di un qualche tipo di schema. E questo vale anche e soprattutto anche a livello percettivo. L'obiezione di solito, va bene, tu stai parlando del linguaggio, ma io mi occupo della sensorialità, dei sensi, della vista, non vale in questo caso, perché quando io vedo, ad esempio, se io vedo un libro, ecco, sto già vedendo un significato, non sto vedendo una cosa. Perché il libro è un significato, non è una cosa. Allora, già a livello più immediato, in cui io vedo qualche cosa, nel vedere qualcosa in quanto qualcosa,
anche se non me ne rendo conto, anche se non ho nessuna consapevolezza di questa mediazione, sta accadendo una relazione triadica, no, usiamo i termini di Peirce. Cioè il mio rapporto con il mondo è sempre un rapporto, e il rapporto vuol dire che c'è un qualche cosa fra me e il mondo. Io sono quel rapporto, questa è la cosa che per me è più interessante che viene fuori, no, da Peirce. No, pensate a quel saggio famoso, bellissimo, su che cosa, sull'essenza, no, di Glassy Essence dell'uomo, dell'essere umano. Io sono mediazione, ma se io sono mediazione, il tema della cosa per me si pone comunque a partire da quella mediazione che non posso non essere. Perché vi dico, però siamo partiti da Prodi? Perché Prodi, facciamo un po' mente locale, scrive fine anni 70, muore molto presto, muore molto giovane, quindi la sua riflessione filosofica è concentrata essenzialmente in 10 anni. Però se facciamo un po' mente locale, Prodi scrive al culmine di un secolo, il Novecento, che è stato il secolo che è passato come il secolo della svolta linguistica, cioè il secolo che ha pensato la filosofia a partire dal linguaggio. E questo lo trovate sia nella tradizione della filosofia analitica, Frege, Wittgenstein, sia nella tradizione, diciamo, fra virgolette, continentale, che comunque in un modo o nell'altro ha sempre pensato che non si potesse non passare attraverso una mediazione di tipo linguistico. Ora, naturalmente, questo è, diciamo, secondo me è un po' il nostro, è lo sfondo da cui non possiamo mai far finta di non partire, e i nuovi realismi, secondo me, scusate, lo apri il citofono, lo so che è una cosa assurda, ma... Sì? Che è successo? Non posso scendere, te lo lascio lì. Suonava il citofono e quindi è andato a rispondere per non avere più. Ciao Maurizio, sì? Quanto tempo? Ciao, sono qui. vedo. Adesso torno. Perdonatemi, però l'irruzione del reale. Non ti preoccupare. Vi stavo dicendo, ciao Maurizio. Ciao. Allora, che vuol dire non poter fare a meno della mediazione? Vuol dire essere la mediazione, vuol dire che il tema della cosa è un tema che non può non porsi, ma allo stesso tempo non può porsi che non come cosa mediata, come cosa interpretata. Allora, vi dicevo Prodi, perché partire da Prodi è interessante? Perché Prodi, almeno in Italia, ma non solo in Italia, è uno fra i primi che si rende conto che si rende conto fino in fondo che immaginare un mondo tutto della mediazione, no? Faceva bene l'esempio di Baudrillard, un mondo tutto della mediazione alla fine produce un mondo che è un mondo virtuale, che è un mondo dei simulacri, un mondo che perde di consistenza rispetto alla realtà delle cose, e quindi tematizza una possibilità di rapporto con il reale a partire dalla mediazione, ma che tuttavia tematizza il tema del reale. Ora, rispetto ai nuovi realismi, semplicemente loro dimenticano, mi sembra, almeno così la lettura che ne faccio, fanno filosofia come si sarebbe potuta fare filosofia prima di Kant, cioè prima della scoperta della mediazione come sistematica condizione umana. Immaginate che mettete a scrivere un libro di ontologia prima di Kant, e dite il mondo è composto di questo e quest'altro, laddove una volta che abbiamo scoperto che c'è la mediazione, cioè ci siamo noi, e diciamo il Kant novecentesco, un Kant linguistico, un Kant che ha capito che le categorie semiotico-linguistiche sono sempre fra noi e il mondo, allora parlare di ontologia, si partisse mai dall'ontologia relativa al punto di vista di questa specie che è una specie di animali parlanti, è una forma di rimozione, è una radicale forma di rimozione. Allora si vuole parlare del mondo, ma non ci si rende conto che si parla sempre del mondo così come ne parlano dei viventi, degli animali, che hanno come principale modo di rapporto con il mondo il fatto che ne parlano, che ne discutono, che ne scrivono, ne pensano. Vi ho detto, no, l'esempio di prima, tecnicamente io vedo un significato, diciamolo proprio in questi termini, e siccome significato, sappiamo dalla tradizione da cui veniamo, un significato non esiste mai in isolamento, un significato fa parte di una rete di altri significati. Vedere un significato vuol dire implicitamente avere a che fare con questa rete inconscia, nascosta, di significati, che comunque c'è anche se non me ne rendo conto. La formula celeberrima lacaniana, l'inconscio è strutturato come un linguaggio, alla fine vuol dire questo,
il nostro rapporto con il mondo è comunque un rapporto mediato da questa trama fittissima di rimandi di cui io sono spessissimo del tutto inconsapevole, ma che c'è anche se non me ne, anche c'è, è tanto più forte tanto meno me ne rendo conto. E questo vale sia nella tradizione saussuriana, cioè ogni segno sappiamo si collega a una moltitudine di altri segni, sia nella tradizione di Peirce, perché ogni segno, come sappiamo, è spiegato da un altro segno, il che vuol dire appunto che non c'è un segno, c'è sempre un'operazione segni, che è un movimento segni. E quindi in ogni caso il mio rapporto con il mondo è sempre un rapporto mediato da questa trama, e questa trama è tanto più efficiente quanto più non mi rendo conto che esiste. Tra l'altro questo ci permette di capire perché un filosofo come Wittgenstein a un certo punto parlasse della filosofia come una terapia. E terapia lo possiamo intendere proprio in questo senso, in fondo una terapia linguistica che consiste, se non nel tentativo di venire a, perlomeno in regioni delimitate del linguaggio, provare a capire il funzionamento di quella regione limitata del linguaggio. Comprendere quella regione delimitata del linguaggio vuol dire comprendere quell'ontologia, quella porzione di ontologia circoscritta da quell'uso del linguaggio. Allora, vi dicevo Prodi, no? Torneremo varie volte su Prodi in questo senso, poi magari non è interessante la sua soluzione, però il tema di Prodi è il tema, quindi il tema di Prodi è il tema di una, cioè, di una parte della filosofia che a un certo punto, a fine Novecento, in vari modi tematizza il tema del reale, cioè il tema di un reale al di là del simbolico. Già da come lo dico è un tema chiaramente lacaniano, per chi conosce un po' e incrocia la psicoanalisi, gli ultimi buoni 10 anni del pensiero di Lacan sono tutti il pensiero del reale, un reale naturalmente al di là del simbolico. Pensate appunto Baudrillard, ma pensate anche Lyotard, sono tutti pensatori che a un certo punto tematizzano un rapporto con il mondo che cerchi di mettere fra parentesi l'invadenza del simbolico. E poi forse il filosofo più interessante da questo punto di vista, che forse è il filosofo per certi aspetti più vicino alle nostre esigenze attuali, che è Gilles Deleuze, che è sempre stato interno ed esterno allo strutturalismo, perché fin dall'inizio ha provato a immaginare in tutti i modi possibilità di stare al mondo che fossero, che sfuggissero alla presa del simbolico. Vi dicevo, Prodi in Italia, nel panorama culturale italiano, ha avuto sicuramente questo merito, ed è il motivo per cui non è stato letto quando scriveva, perché scrive in un tempo completamente diverso, in cui nessuno mette in questione il primato del simbolico, e le cose che scriveva Prodi sembravano del tutto appunto lontane. Non... Gli è interessante anche le varie volte che hanno dialogato Prodi con Umberto Eco, secondo me proprio non si sono capiti su questo punto, proprio perché la prospettiva che proponeva Prodi era troppo lontana, non soltanto da quella di Umberto Eco, ma proprio del tempo in cui ci si trovava. Scrive tanti libri, ma nessuno ha un effettivo successo, sostanzialmente nessuno lo legge. Però vi dico, secondo me è un po' il tempo di un modo di ragionare in quel... Ed è interessante che sia un modo di ragionare, no? Pensando al tempo in cui ci troviamo, che parte dalla biologia, che parte proprio dalle interazioni più semplici fra gli organismi. Torniamo al mio libro. Allora, in cose io cerco di fare questo lavoro. Dico, qual è il problema, secondo me, che dobbiamo porci se veniamo da questa tradizione? Cioè, diciamo, una tradizione strutturalistico-semiotica. Metto insieme anche tradizioni un po' diverse, ma spero che si è capito in che senso. Cioè, per me la tradizione da cui noi veniamo è una tradizione che tematizza la centralità della mediazione, la centralità del rapporto semiotico con il mondo, a tutti i livelli, insisto, percettivo, sensoriale, non c'è un livello in cui non si insinua il rapporto che noi abbiamo attraverso il linguaggio. Il che vuol dire, fra parentesi, che il linguaggio, ma non devo certo dirlo a voi di Bologna, è molto di più che un dispositivo comunicativo. Il linguaggio è fondamentalmente un dispositivo ontologico, produce mondo, letteralmente produce mondo. Ora, in che modo si può tematizzare una questione così complicata come un accesso al mondo, diciamo, all'ontologia non semiotica del mondo, a partire però da un'ontologia semiotica? Perché la nostra posizione è questa: non è che se io smetto di parlare, che se io taccio
metto fra parentesi il mondo semiotico. Questa è la grande illusione, la grande sciocchezza di quelli che improvvisamente cominciano a dire: ah, ma io sono interessato a un rapporto non linguistico con il mondo. Fammi vedere quando è non linguistico il tuo rapporto con il mondo, fammi vedere quando tu riesci ad avere un accesso non mediato con il mondo. All'università, quando studiavo filosofia teoretica con un grande studioso di Hegel, lui, per farci capire questo punto, ricorreva all'immagine di Remmida. Ricordate Remmida, no? A un certo punto è disperato, chiede aiuto, dice: tu verrai aiutato, e dice: però mi devi... fa una specie di maledizione il fauno che lo aiuta, e dice, perché Mida è ossessionato dall'oro, dice: va bene, ti permetto di toccare tutto quello che vorrai, e tutto quello che toccherai diventerà oro. Si avvera questa maledizione, perché in realtà è una maledizione, e evidentemente tutto quello che Mida tocca diventa oro. Cioè, nell'atto stesso in cui lo tocchi, acqua, aria, capite, qualunque entità diventa d'oro. Quindi Mida non ha mai contatto con qualcosa che non sia oro. Se ora invece di dire oro diciamo mediazione semiotica, qualunque entità a cui io pensi, che immagini, che dica, nel momento stesso in cui la pongo, la introduco, la assorbo dentro la dimensione semiotica e la perdo in quanto entità non semiotica. Mettiamola ancora in un altro modo: il campo del non semiotico è chiaramente prodotto dal campo del semiotico. Non è che viene prima il non semiotico e poi c'è il semiotico, è il semiotico che istituisce il campo della propria eccedenza. Anche qui, no, tornando a quel filosofo che prima menzionavamo, Wittgenstein, in un certo senso potete leggere il Tractatus come un libro che raccoglie tutta la parabola del Novecento, perché è la tematizzazione della svolta linguistica e anche la tematizzazione della problematicità della svolta linguistica. E se ricordate le proposizioni finali di quel libro, tematizzano proprio quello che lui chiama il mistico. Il mistico è un accesso mediato al mondo, qualcosa che ha a che fare con la religione. Il mistico è la possibilità di avere un rapporto con il mondo che non passa attraverso le categorie che ha sviluppato nelle prime 6 proposizioni di quel libro. Quindi un libro, no, all'inizio degli anni 20, che tematizza immediatamente la situazione filosofica in cui ci si trova, ma anche il problema che pone. Ripariamo ancora del problema. Il problema è che siamo tagliati fuori dall'esperienza concreta del mondo. Ora mi sembra che anche la situazione che stiamo vivendo effettivamente realizza questo. Pensiamo soltanto alla quantità di discorsi che si intrecciano intorno all'epidemia. Non so quante volte nella storia un evento che ancora sfugge nella sua, no, nella sua sostanza è stato circondato, discusso, commentato, immaginato. E questa è proprio la verità di quello che diceva Baudrillard. Cioè, quelli che dicono che bisogna superare il postmoderno, ma noi stiamo vivendo un'epoca, l'epoca più postmoderna che sia mai esistita. Se c'è un'epoca governata soltanto dai discorsi, è la nostra. Pensate ai telegiornali di sera, non si ha previsioni di quello che succederà. E la previsione che cos'è? Se non un discorso su altri discorsi. Non è che si smentisce l'economia va male o bene. L'economia va male o bene rispetto a una previsione, cioè rispetto a un discorso. Pensate a questa cifra stratosferica di debito che l'Italia sta contraendo. Se poi andiamo a vedere, ma che cos'è questo? Dove sta questo debito? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di entità che non sappiamo dove mettere e che tuttavia controlla le nostre esistenze. Da questo punto di vista trovo veramente cieche le critiche al postmoderno, se non tengono conto che viviamo effettivamente nel mondo del postmoderno. E postmoderno che cosa vuol dire? Non è una tesi, diciamo, etica, è una tesi conoscitiva. Vuol dire, una volta che siamo entrati nel mondo della mediazione, cioè nel mondo della semiosi, quelle catene semiotiche da un segno all'altro si allungano sempre di più. Il punto finale di questa catena si allontana indefinitamente e sempre più precipitiamo in discussioni su discussioni, previsioni su previsioni, smentite di previsioni, aspettative. Di che stiamo parlando se non di discorsi? Cioè, in sostanza, dentro il campo semiotico. Il dramma e anche in un certo senso l'occasione filosofica che ci offre il virus è che il virus, come è evidente, sfugge alla nostra presa. Ed è il motivo per cui, tutto sommato, oltre a terrorizzarci, è anche una sfida, perché il virus proprio non sappiamo dove metterlo, in quale categoria metterlo, no?
proprio da, diciamo, dalla sua costituzione originaria. Allora, questo libro io lo scrivo 3 anni fa, ma in realtà ci pensavo da un po' di tempo, e si pone quindi questa domanda. Stante il fatto, per me è un fatto biologico, non è nemmeno un fatto filosofico, quella, la svolta linguistica per me non è una tesi, non è una moda filosofica, è una questione antropologica. La svolta linguistica è un secolo, una specie animale che è arrivata a capire come funziona. Allora, una specie animale che è la specie Homo, che si autodefinisce Homo sapiens, che ha capito che il proprio rapporto con il mondo è sempre un rapporto mediato semioticamente. Punto. Questa è un'acquisizione, secondo me non dovrebbe nemmeno essere un'acquisizione che trovate nei libri di semiotico, di filosofia del linguaggio, ma secondo me dovrebbe essere nei libri di biologia, o anzi semplicemente nei libri di zoologia. La zoologia umana è la zoologia di un animale che ha rapporto con il mondo parlandone, pensandolo, immaginandolo, sognandolo, descrivendolo. Punto. Acquisizione biologica. Questo non toglie, ecco il punto, che l'esigenza, la sensazione che qualcosa continuamente sfugga alle nostre mani è proprio la sensazione che prova chi vive in questa situazione. No, facevamo l'esempio poco fa delle previsioni. È chiaro che uno si sente perduto in questa condizione e continuamente, come se presentisse che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di reale che non si acchiappa. Però naturalmente è una sensazione dall'interno del campo, chiamiamolo della semiosi per capirci, tra virgolette, tra parentesi, solo l'umano può fare questa sensazione, no? Se vale questo discorso che abbiamo fatto finora, chiaramente non si pone questo problema per un gatto. Un gatto non è che si pone il problema di quanto è reale il mondo, il gatto è sempre nel mondo in cui si trova, e quindi il gatto, diciamo, è al di qua della distinzione fra idealismo e realismo. L'unico animale che si può porre il problema del realismo animale che parla. Parlare vuol dire essere idealisti, possiamo dirla così. Allora, l'ultima parte di questo libro è un modo per immaginare varie possibilità, ammesso che ne esistano, di avere un rapporto con l'esperienza che nel libro io chiamo il divenire cosa, farsi cosa, avere rapporto con le cose. Ora, intanto ribadiamo questo punto. Il rapporto con le cose è un rapporto che segue, non precede, l'esperienza della mediazione. Prima c'è la mediazione, poi eventualmente a certe condizioni può essere immaginabile quella che appunto Wittgenstein chiama l'esperienza del mistico, cioè l'esperienza dell'aderenza alla vita. Aderenza, oppure per usare un concetto filosofico, no, di Deleuze, dell'immanenza della vita. Tra l'altro, perché scrivo questi libri sugli animali? L'animalità a me interessa in questo senso. Per me il concetto di animalità è sinonimo del concetto di immanenza. A me interessa l'animalità umana, e animalità umana per me vuol dire immanenza, vuol dire appunto aderenza alla vita, pienezza della vita, se è possibile, una pienezza non che va alla trascendenza. Quindi al di là della semiosi, al di là del distacco, al di là del, no, per usare altri termini che abbiamo usato prima, del simulacro, al di là di questo continuo rapporto che si frappone fra te e il mondo. Faccio vari esempi, ve ne faccio solo uno qui con voi, che comunque sono tutti esempi dello stesso ambito, sono esempi artistici. Un esempio che secondo me abbastanza, lo dice abbastanza in modo chiaro, perché fa capire un po' la di tematizzare l'assoluto a partire dal relativo, capite? L'assoluto, cioè l'immediato, il non intermediato, a partire da una posizione però di mediazione. Questo pittore che tutti quanti conosciamo, pensate a Cézanne, a un certo punto, non so se sapete la sua storia, dopo essere un tipo molto particolare, se ne va a vivere in Provenza e sostanzialmente dipinge sempre la stessa cosa, cioè dipinge questa montagna, Mont Saint-Victoire, che è una montagna che, se andate in Provenza, vedete, cioè neanche particolarmente, quando mi ci hanno portato a vederla, chissà cosa mi aspettavo di vedere, era una montagna, si vede questa montagna e si mette a dipingere questa montagna e fa solo questa montagna. E naturalmente vanno lì, pensate sempre, no, cosa vuol dire semiosi? Vuol dire disturbare chi cerca di uscire dalla semiosi, questo sostanzialmente semiosi vuol dire, vanno a chiedergli, ma perché dipinge sempre questa montagna? Cosa vuole fare con questa cosa? Vuole essere realista? E lui dice, guardi,
Cézanne non era un intellettuale, no? Era uno che dipingeva, diceva, fate troppe domande, io faccio questo, io dipingo questa montagna. Poi a un certo punto quasi dice, non è tanto che lui dipinge la montagna, dice quasi come se lui fosse l'intermediario attraverso cui la montagna dipinge se stessa. Quindi non è lui che il soggetto Paul Cézanne che dipinge l'oggetto montagna, non produce immagini. Noi le vediamo come immagini, ma per Cézanne non erano immagini. Non stava mettendo, non stava rappresentando la montagna, stava continuando la montagna in un altro modo, stava diventando lui stesso, in un certo senso, la montagna. E naturalmente poi uno può vedere quei quadri come belli, brutti, interessanti, cioè quello tutto ha a che fare con la storia della pittura, con la storia del gusto, tutte cose importantissime, interessantissime, ma a me interessava lui, quell'individuo, Paul Cézanne, che cosa sta facendo quest'uomo? Sta appunto cercando di porsi nei confronti di un oggetto, di una cosa, cercando di non pensarla come una cosa. No, se leggete le lettere, c'è questo famoso epistolario di Cézanne in cui cerca di, alle domande insistenti di questo suo ammiratore, sostanzialmente c'è sempre la stessa cosa, dice, quello non, ovviamente non capisce perché non possiamo non capire. Guardi, io non è che c'ho tutte queste teorie, io voglio essere fedele a quella montagna. Montagna essere, non la sto rappresentando, dice, no? Nella mente di Cézanne si realista, però capite, non è una posizione filosofica o epistemologica, è dire voglio essere quanto più possibile fedele a questa cosa qui. E, se, tra l'altro, se, abbastanza, se avete presente i quadri, ma non c'è bisogno che pensiate a questi quadri che sono forse meno noti, pensate alle nature morte di Cézanne. Le nature morte di Cézanne hanno qualcosa di molto materico, sono quadri, ma sono anche più cose, verrebbe quasi da toccarle, non perché sono realistiche, non sono particolarmente realistiche, quanto è chiaro che Cézanne era proprio interessato alla cosità di quello che raffigurava. Allora, che cos'è quindi questa pittura per Cézanne? È il suo modo di avere rapporto con la realtà di quella cosa che provava a raffigurare. E quindi non voleva raffigurare. Vi faccio un altro esempio e poi finirei. Un esempio letterario, anche qui di uno scrittore che piaceva molto a Umberto Eco, come piaceva a Jacques Lacan, piace a tutti quelli che sono interessati al linguaggio, che era James Joyce. No? Sapete quante cose si dicono su James Joyce? Anche lì è interessante. Nulla stimola più i nostri discorsi di uno che si vuole mettere da lato rispetto ai nostri discorsi. Non lo tormentiamo che ci spieghi quello che sta facendo. Allora, pensate all'ultimo suo lavoro assurdo, pazzesco, che è il Finnegan's Wake. Cos'è Finnegan's Wake? È un libro? Ma no, sì, è un libro, cioè ha l'aspetto di un libro. Ma è un libro? Che rapporto ha con il linguaggio Joyce in quel libro? Scrive qualche cosa? Oppure è come se usasse le parole per fare qualche cosa. Si vorrebbe dire che il Finnegan's Wake, più che un libro da leggere, è qualcosa che uno dovrebbe vedere, capite? Come se volesse far retrocedere la scrittura alla condizione di cosa, di traccia. Naturalmente è sempre una scrittura, quindi è qualcuno che la guarda, però continuamente quel testo gioca con la sua cosità, gioca con la sua natura puramente scrittoria fonica, mette in questione la propria natura semiotica. E se pensiamo proprio al modo in cui, non è un caso che piacesse tanto anche Umberto Eco quel libro, perché se ci pensate, no, se diciamo che l'operazione semiotica è un continuo andare via dal segno per andare attraverso la catena degli interpretanti verso altri segni, la scrittura di Joyce è il contrario, vuole continuamente interrompere questo processo, questa fuga di interpretanti per riportarti alla materialità di quella scrittura. Quindi per riportarti alla cosa della scrittura, non al senso della cosa, alla cosa. Allora, come si lavora con il linguaggio depotenziando la sua potenza semantica? Mettendo in primo piano la sua dimensione cosica. Naturalmente, e su questo paradosso, no, avete capito, mi gioco tutto il libro e anche questa breve presentazione con voi, è chiaramente paradossale questa operazione, perché è un'operazione che fai nel linguaggio, nella semiosi, nella mediazione, ma allo stesso tempo fai nel linguaggio, nella semiosi, nella mediazione
un tentativo di istituire qualcosa che non è linguistico, che non è semiotico, che non è mediato. Insisto su questo, siccome varie volte ho discusso anche con alcuni amici, con alcuni interlocutori, cioè, ma questa operazione è contraddittoria, è assolutamente contraddittoria, non è in questione la contraddittorietà di questa operazione. D'altronde, come vi dicevo, è esplicito nel Tractatus, nel libro di Wittgenstein. La settima e ultima proposizione è preceduta dall'ultimo commento alla proposizione precedente, che riprende fra l'altro un'immagine della mistica antichissima, e dice: chiunque mi ha seguito fino a questo punto si dovrà essere arrampicato per questa scala e poi butti via questa scala. Se tu butti via la scala, dove stai? Cadi. È chiaramente contraddittoria questa proposizione, ma la posizione che stiamo discutendo è autocontraddittoria, ma questo non toglie che indichi un problema. Anzi, non solo indichi un problema, indichi proprio per certi aspetti il problema più pressante che si pone per un animale come noi, no? Come un animale umano, della mediazione, della semiosi, quindi della distanza rispetto alla pienezza dell'esperienza e della vita. E però, l'esempio di Cézanne, l'esempio di Joyce, nel libro proprio a farne anche altri, sono tutti esempi, tutti che hanno a che fare con l'arte. E però capite, chiudo su questo, il senso che do all'arte non è... L'arte non ha a che fare con la bellezza, per come la vedo io in questo senso. L'arte non è una cosa che trovate nei musei, che trovate in qualche luogo particolare. Arte è proprio il momento finale di un percorso, ammesso che sia finale, come se sempre di nuovo dovesse ricominciare questo percorso, in cui l'umano prova a mettere fra parentesi la propria condizione. Come se cercasse di isolare questa pulsione, che è veramente una pulsione, qui dobbiamo usare i termini psicoanalitici, la pulsione a cercare un senso. L'arte è il tentativo di mettere fra parentesi la pulsione a cercare e a produrre senso. In fondo semiosi vul dire cerco senso, produco altri segni, produco altre manifestazioni, produco altre, un diagramma, un'icona, capite? Wittgenstein dice nel quaderno blu, mi sembra, il significato di un segno e la sua spiegazione, che è una definizione molto, no, alla Peirce. Il significato di un segno e la sua spiegazione, quindi vuol dire, e la spiegazione a sua volta ovviamente andrà spiegata. Ma pensiamo allora che cosa vuol dire vivere una mente che è abitata da questa pulsione continuamente a cercare nuovo senso, a produrre nuova semiosi, a produrre nuova spiegazione. E lì pensate a Joyce, che un po' rideva di tutti questi tentativi di spiegazione del Finnegan's Wake, ma anche dell'Ulisse, che fra l'altro, pensate proprio, se facciamo l'esempio proprio rispetto all'esperienza artistica, questo è evidente, non so che esperienza abbiate voi di artisti, ma vi permetto un consiglio: se parlate con un artista, non gli chiedete mai che cosa significa quello che fa. È la domanda che più infastidisce un artista. Un artista gli chiede tutt'al più, puoi chiedere come fai questo bianco, sei un pittore, oppure se è uno scultore, come ottieni questo effetto? A loro forse lo interessate. E perché? Perché l'artista vuole, guarda quello che c'è davanti agli occhi, o davanti, o che stai ascoltando, o sei un evento, una performance, la performance a cui sta partecipando, tutto vuole fuorché una spiegazione di quello che sta facendo, perché una spiegazione vuol dire andare via rispetto a quello che sta accadendo. Allora l'esperienza artistica è un modo, è il modo che può avere un animale, che è l'animale della mediazione, della distanza, dell'allontanamento, del fuggire via, dello scappare attraverso la catena delle significazioni, nel sostare sul posto, nello stare sul posto. Chiudo con un altro riferimento, perché mi ha sempre colpito questa, anche ho cercato ma non ho capito perché, visto che c'è Costantino con cui da tanti anni seguo quello che fa, pensate l'itinerarium in mentis, no, di San Bonaventura, 7 passaggi. Il 7° passaggio, l'ultimo passaggio di quel percorso mistico, di quel francescano, non lo chiama il mistico, ma il 7° passaggio, l'ultima tappa del percorso mistico, è sempre l'ultima tappa in cui, quando si arriva al punto finale del percorso, non è che tu chissà che cosa trovi. Al punto finale c'è il punto di partenza, ma c'è un punto di partenza che non vedevi, talmente eri ossessionato dal bisogno di andare da qualche altra parte.
Il punto di arrivo è esattamente il punto in cui stavi, ma talmente sei l'animale della mediazione, l'animale dello spostamento, della trascendenza. L'animale umano è l'animale della trascendenza, non in senso religioso, ma appunto dello spostamento. Semiosi vuol dire trascendenza. Il punto di arrivo di molti percorsi mistici, se andate a leggere i percorsi mistici da questo punto di vista, trovate che tutti dicono questa stessa cosa. Guarda, il punto più complicato da raggiungere è il punto in cui ti trovi, il punto in cui già stavi, ma che non vedevi, talmente sei preso dal bisogno di andare da qualche altra parte. Niente è più difficile quanto stare nel punto in cui stai, starci veramente. Il mistico di Wittgenstein è esattamente stare nel punto in cui stai. Non vuol dire nient'altro che questo, cioè coincidere con il mondo. Ecco, in quel caso, mistico vuol dire divenire cosa? Cioè divenire una piena partecipazione alla pienezza del mondo. O per usare i termini che mi interessano in questi ultimi anni quando mi occupo di animalità, è il divenire animale dell'umano, dove animale vuol dire appunto un vivente che è al mondo in un modo non semiotico. Sì, talvolta anche gli animali sappiamo hanno dimensioni semiotiche, ma non è la caratteristica distintiva. L'animale sta nel mondo, l'animale è un pezzo del mondo. L'animale non si pensa mai staccato dal mondo, non è un soggetto che si pensa rispetto al mondo. Il divenire divenire animale dell'umano è il divenire cosa dell'umano, è il divenire pienezza della vita dell'umano. E gli esempi degli artisti che ho provato a darvi prima, secondo me, un po' illustrano questo tentativo, questa operazione. E perché, quindi, chiudendo, non si può non partire dalla tradizione da cui veniamo? Noi in particolare, no? Abbiamo studiato sui libri di molte delle persone che ci stanno ascoltando, il trattato di semiotica di Eco non è un trattato di semiotica, io lo leggerei come un trattato di antropologia, quello è il punto di partenza. Lì si descrive come sta al mondo l'umano, l'animale umano. E a partire da quello si pongono anche le domande: bene, come si fa i conti con questa origine, con questa tradizione, con questa... Mentre invece mi sembra che molti dei tentativi di superare quella tradizione non la superino affatto, semplicemente o la ignorano, il che è la cosa più grave, o la rimuovono. Ma si fa i conti con la semiosi a partire dalla semiosi, stando nella semiosi, non facendo finta che te ne tiri fuori a margine. Vabbè, ho detto un sacco di cose e grazie. Grazie Felice. Sono un sacco di stimoli a cui speriamo di riuscire a rispondere adeguatamente. Abbiamo molto tempo, perché appunto Felice sei rimasto al di sotto dei tre quarti d'ora, diciamo qui intorno ai tre quarti d'ora, quindi abbiamo molto tempo per domande, per discussioni, eccetera. E quindi chiederei a chi vuole porre domande di iscriversi sulla chat che vedete, che potete, cliccando sul fumetto che vedete in cima, potete visualizzarla, così da ecco qua, c'è una domanda da parte di Marco Meneghelli. Prego, si può. Buonasera, buon pomeriggio a tutti, al professor Cimatti, al professor Marmo, al professor Paolucci. Spero che la cosa di internet mi permetta la connessione, perché a volte si disconnetteva. Allora, una cosa, io ho ascoltato con estrema interesse e attenzione il discorso del professor Cimatti. Io però direi che sul libro Cose, che è interessantissimo, tra l'altro lo spunto, il titolo, è vero, Kant è il primo a parlare di modificazione di coscienza, la rivoluzione copernicana di Kant è tutto questo, no? Il soggettivismo, no? Cioè non possiamo che partire dal soggetto, che però poi diventa un soggetto trascendentale, non solo un soggetto psicologico, che è quella critica che farebbe Hegel a un kantismo psicologizzato. Però io direi, la soggettività di Kant, quello che chiaramente tutti sappiamo, tutti partiamo da lì, noi moderni, diciamo così, noi copernicani, io distinguerei però tra cosa e oggetto, cioè mi sembra che il suo approccio alla cosa sia un oggettualistico, sia il Gegenstand, cioè l'oggetto non è solamente ciò che sta di fronte, nel senso di Cézanne, no? La montagna. La montagna, direbbe Heidegger, adesso non voglio fare troppe citazioni, no? Cioè l'oggetto vorhanden, diceva Heidegger, distingueva il suo pragmatismo fenomenologico tra ciò che sta alla mano e ciò che sta sotto mano.
la semplice presenza, come traduceva in pare Occhiodio Marini, e invece ciò che è alla mano, l'utilizzabile. Allora, la montagna posso esprimerla almeno in due modi, o dipingendola, appunto, contemplandola come oggetto, anche con un apporto artistico-mistico, un po' come i formalisti russi dicevano, appunto, degli oggetti, per cui do voce all'oggetto che non parla, sono l'oggetto stesso, tolgo ogni mediazione scenica nel segno, in questa esperienza dell'arte, che sono d'accordo, soprattutto in linea con i formalisti russi, è proprio questa sorta di dire l'oggetto senza sovrastrutture e stratificazioni semiotiche ulteriori, però poi Cézanne lo fa davvero, cioè lo ridipinge mille volte e non lo raggiunge mai in questa semiotica infinita, la famosa Monte di Saint-Victoire. Ma di Parigi, in Parigi sappiamo che ci sono quelle colline come a Bologna, ma è a Napoli, vabbè, lasciamo stare la napoletanità per un momento. Visto che si parla spesso di Maradona in questo momento, ma ricordiamo anche il grande calciatore. Allora, secondo me il problema è questo, cioè che mi sembra che la cosa manca un approccio pragmatico. Allora, le cose non sono oggetti, anzi, secondo me, da questo punto di vista, non esistono oggetti. Potremmo radicalizzare Kant dicendo che gli oggetti non esistono, sono segni, appunto. Siccome Peirce diceva che tutto è segno, ma perché tutto è segno? Cosa diceva Eco del segno, l'insegnamento di filosofia del linguaggio, la definizione segno della geografia e di Audi? Segno ciò che è qualcosa che sta per qualcos'altro. Anche loro gli oggetti sono segni. Questa è la pansemiosi vera di Peirce, cioè un approccio pansemiotico corretto. Cioè una sedia è un oggetto, sono oggetti artificiali, sono oggetti naturali, potremmo fare questa distinzione ontologica. Una sedia è un oggetto, però la sedia mi invita a sedermici sopra, appunto, no? a sedermi. Un oggetto parla anche stando zitto. La montagna stessa mi dice dipingimi, oppure il sasso, prendimi in mano e tirami. Oppure, appunto, passeggiami, no? Passeggiami. Quindi, cioè, scalami. È una sfida che ci pongono le montagne, che tra l'altro vengono prima di noi. Sono oggetti che vengono prima di noi. Prima le montagne geologicamente vengono ben prima degli uomini, forse sono altri uomini prima delle montagne, ma chi lo sa. Comunque non credo che sono appunto oggetti naturali che però a loro volta sono segni, quindi sono soggetti da un certo punto di vista. Quindi io con Peirce, col Peirce più ultimo, sinechista, mente, che poi anche il professor Cevati in qualche modo ha approcciato verso la fine, cioè mondo e materia, mente e mondo di fatto sono la stessa cosa, ma non direi nel senso oggettualistico, ma nel senso che uno e l'altro hanno una continuità ineliminabile, anzi è quella che permette la semiosi, la master key of philosophy, che chiamava Peirce, il sinechismo, la continuità, e quindi di fatto soggetto e oggetto sono esattamente la stessa cosa. Ma le cose cosa sono? Sono quelle cose che ci fanno fare gli oggetti, gli oggetti e i soggetti. Le cose non sono gli oggetti, ma sono le cose che diciamo o non diciamo e facciamo o non facciamo. Grazie. Queste sono un po' le mie osservazioni. Felice, a te. Allora, grazie, Marighelli, grazie. Guarda, io... Lei ha messo in campo molte questioni, ognuna ci sarebbe da ragionare. Mettiamola così, questo libro è un libro naturalmente dedicato, si intitola Cose, ma il titolo giusto sarebbe stato Oggetti, ha ragione lei, se ho capito la sua osservazione. A me interessa come si può passare dall'oggetto alla cosa, dove diciamo l'idea è che non c'è nessun rapporto diretto con la cosa, noi abbiamo un rapporto solo con l'oggetto, noi siamo noi stessi degli oggetti dal nostro stesso punto di vista. L'esempio che provavo a fare di Cézanne era l'esempio appunto di qualcuno che è ossessionato dagli oggetti e vorrebbe arrivare alle cose. Allora la sua pittura è un tentativo di arrivare alla cosa, naturalmente l'ha detto anche lei, è irraggiungibile questo obiettivo perché comunque non si può raggiungere, perché vorrebbe dire che Cézanne non è più umano se fosse in grado di avere rapporto con la cosa. Questo non toglie che la pulsione verso la cosa, secondo me, è un po' il punto che sta dietro, diciamo, la pulsione artistica. E quindi sono d'accordo che la distinzione, no, oggetto-cosa è un po' nel libro, un po' viene sviluppata questa distinzione.
Oggetto vuol dire proprio la concrezione, l'insieme delle operazioni attraverso le quali noi identifichiamo qualche cosa in quanto qualcosa. Pensi, se citava Heidegger, ecco, il nostro rapporto con qualcosa in quanto qualcosa, quello è l'oggetto. A me interessa però quel qualcosa non in quanto qualcosa, ma un qualcosa, se fosse possibile, al di là del in quanto. Ma come facciamo ad avere rapporto con qualcosa al di là del in quanto? Questo era un po' il tema che comunque grazie, infatti mi sono segnato molte cose che sarebbe anche il caso magari un giorno di continuare a discutere con lei, la ringrazio. Ora direi che c'è una domanda da parte di Anna Maria Lorusso. Sì Felice, io ho una domanda in realtà molto banale per esprimere dei pensieri che semplicemente ho fatto ascoltandoti e ascoltando quanto dicevi su Cézanne e sull'arte in qualche modo come attività che mira un'esperienza di non mediazione o di negazione della semiosi, non so se traduco bene quanto hai detto. Ti volevo chiedere appunto molto banalmente se questa concezione dell'arte è una concezione che secondo te è davvero generalizzabile all'esperienza artistica tout court, o se, come dire, ne definisce solo alcune esperienze, perché mi convince molto, diciamo, il tuo esempio di Cézanne, ma se penso a qualcos'altro o a qualcun altro, forse faccio un po' più fatica, non so, mentre parlavi pensavo, come dire, quasi in opposizione anche a una pittura pur realistica, ma che ne so, Casorati o anche Munch, cioè esperienze artistiche in cui, come dire, l'autoriflessività e la dimensione psicologica è cruciale, in cui quindi faccio veramente fatica a pensare all'esperienza di negazione della mediazione. Mi sembrano invece creazioni, testi che vogliono proprio davvero sollecitare catene interpretative e poi comunque mi dico l'arte per insomma vorrei dire un po' per sua definizione, per la rielaborazione anche jacobsonianamente dell'espressione su cui si basa è proprio produzione di un nuovo linguaggio, di nuove correlazioni, penso alla ratio difficilis di cui parlava Umberto, quindi ecco, faccio fatica a generalizzare l'idea di questa ricerca di negazione della semiosi. Andiamo bene, tanto grazie. Vediamo se faccio su un terzo esempio, ci mettiamo d'accordo. Un esempio lì bolognese che mi ricordo ora, non so, a questo momento non so se è visibile, perché l'ultima volta che sono stato a Bologna l'ho visto il Museo Morandi, ma non c'era quello che cercavo. Quando il Museo Morandi era a casa sua, avevo visto che c'era lo studio in cui lui dipingeva, e lo studio in cui dipingeva era veramente molto colpito, essenzialmente era una piccola stanza con un tavolo rotante su cui lui collocava le sue bottiglie, i suoi oggetti, e semplicemente li ruotava, cambiava il punto di vista e poi ricominciava a fare sempre, in un certo senso fa sempre lo stesso quadro, ma anche fa sempre un quadro diverso. Allora, quello mi sembrava un altro esempio del discorso che ho provato a fare prima. E secondo me un pittore che più tematizza anche la propria posizione fa sempre la stessa operazione, cioè anche il voler mettere in campo il proprio, diciamo, il proprio punto di vista in questo modo radicale non è che smette di fare un'operazione in cui cerca di tirarsi fuori dal proprio stesso punto di vista, anche se ci precipita nel punto di vista. Mentre invece sono meno d'accordo sull'idea di un'arte appunto più semiotica, mettiamola così, che naturalmente è forse quella più attestata da un punto di vista anche, diciamo, pratico nell'esperienza che abbiamo noi. Pensiamo soprattutto all'arte contemporanea, in larghissima misura è un'arte semiotica. Se voi parlate con un artista, di cui siamo anche i titoli, le spiegazioni che danno loro, pensate a un curatore, c'erano tutte cose molto molto concettuose rispetto a questo. Però allora io direi più ho cercato di ragionare su una pulsione che io chiamo pulsione artistica, forse possiamo dargli un altro nome, forse hai ragione su questo, Anna Maria, potremmo chiamarla più che artistica, possiamo dire allora pulsione estetica, dove estetica però andrebbe presa in questo senso molto basico di fare esperienza sensoriale della cosa di cui sto facendo esperienza.
Allora forse sì, forse è meglio chiamarla così. E allora la funzione, diciamo, la funzione, questa funzione estetica è probabilmente qualcosa a cui non si può sfuggire, e potremmo avere molti casi di artisti che non seguono questa funzione, sono, non per questo non sono artisti, e però anche il caso contrario mi interessa, di persone che perseguono una funzione estetica senza per questo essere artisti. Diciamo, talvolta possiamo trovare una sovrapposizione fra le due condizioni, allora qui ti seguo di più, ho capito che vuoi dire, hai ragione, ti ringrazio anche della precisazione. A me interessa proprio una situazione in cui qualcuno cerca di fare i conti con il proprio punto di vista. In fondo, ecco, diciamola così, più che esperienza artistica, chiamiamo l'esperienza estetica, è l'esperienza di qualcuno che prova a fare i conti con la propria stessa esperienza. Naturalmente è un'operazione riflessiva, non si può non fare riflessivamente, però che vorrebbe uscire dalla propria stessa operazione riflessiva. E il caso, ad esempio, di Morandi, secondo me, è un esempio molto interessante, perché Morandi, in effetti, che fa con quei lavori, no? A parte i colori, a parte i soggetti, dove ci vuole portare? Siamo sicuri che ci vuole portare da qualche parte? O sia lui che vuole precipitare in quella situazione? Tra l'altro questo è il caso di Morandi, insisto, perché tra l'altro ce l'avete lì vicino, questo è particolarmente evidente nelle acque forti di Morandi, sapete, Morandi è uno dei grandi incisori del Novecento italiano, perché lì è proprio evidente questo lavoro sulla materia, proprio sulla cosa. Al di là dell'oggetto, del soggetto che rappresenta, nelle acque forti questo è assolutamente evidente. C'è un rapporto che si sta cercando non con il soggetto rappresentato, non con quello che quella possibile immagine raffigura, ma proprio con la linearità di, quel, di quella linea. C'è alcuni, ho in mente, mentre vi sto parlando, ce n'è una che ho visto proprio all'inizio dell'anno scorso lì a Bologna, che mi ha colpito moltissimo. Si vedeva la rete. Si sente ora, Maurizio? Adesso meglio, adesso meglio. Ditemi se si sente. Si è continuato a sentire bene, però... Ah, forse era più, non lo so. E comunque pensavo a quelle acque forti, che lui raffigura la rete di un campo da tennis, si vede proprio l'intreccio della maglia di ferro, e lì è evidente che quello che conta non è il soggetto rappresentato, ma proprio quella trama di segni. Allora, in quel caso, dando ragione a te, Anna Maria, direi sì, che lì è proprio in campo, è un'esperienza estetica, cioè un'esperienza di quella situazione che lui sta vivendo e sta provando. Quindi è come se lui volesse rappresentare qualcosa senza rappresentarlo. E quindi è dentro e fuori. Grazie, no, quella precisazione è giustissima. Grazie, Anna Maria. Grazie a te. Ora c'è una domanda da parte di Francesco Parisi, direi. Buonasera, sì, grazie. Buonasera, Elice, non so se posso darle del tu, ci siamo incrociati qualche volta, ma non so se ti ricordi a Messina. Dunque, grazie davvero per l'intervento, vorrei dire tante cose, ma cercherò di darmi una regolata. Avevo in mente di leggere il tuo libro da tanto tempo, ora l'ho già prenotato, ma è ottima questa introduzione alle tematiche. Credo che questo libro abbia il pregio di fare incazzare tutti, questo perché riesce a sottrarsi, andare contro, diciamo, ai semiotici puri, ma anche ai nuovi realisti, quindi è veramente un libro filosofico a tutti gli effetti. Io ho alcune considerazioni da porti per poi arrivare a formulare una domanda. Dunque, non possiamo fare altro che mediare, non possiamo fare altro che semiotizzare, non possiamo fare altro che frapporre questo filtro semiotico che tu hai abbondantemente descritto. Però il mondo non è uguale per l'animale uomo da sempre. Il sapiens abita un mondo che via via si è modificato materialmente a causa dell'introduzione di tecnologie. Dalla scrittura alle immagini, le tecnologie hanno permesso, citando Leroy Gourin, di liberare il linguaggio, i processi di semiosi, per scopi diversi. Man mano che ogni tecnologia si introduceva, il linguaggio poteva in qualche modo rinegoziare il rapporto di semiosi con la realtà. Ora, mi pare evidente che senza l'intervento di queste cose, cioè di queste tecnologie,
alcuni processi di mediazione linguistica sarebbero semplicemente impensabili, sarebbero inconcepibili. Senza la scrittura il linguaggio non avrebbe mai assunto la forma e le potenzialità di mediazione che ha raggiunto adesso. Ora, la mia domanda è questa, e poi però vorrei aggiungere alcune cose rispetto alla definizione che hai dato di arte, che condivido in pieno e mi ha dato uno strumento, diciamo, per raccontarla ai miei studenti. Come definiresti la fagocitazione semiotica, questo continuo processo di continua rielaborazione delle nuove materialità che si propongono nel mondo, no? Penso all'invenzione della fotografia, del cinema, della realtà virtuale, ma anche degli specchi, cioè di tutti questi strumenti materiali che duplicano il reale, permettendoci in effetti sì di allungare le nostre catene semiotiche, ma anche di farci accedere a mondi altrimenti impossibili, altrimenti non conoscibili, impercepibili. Quindi come definiresti questa fagocitazione, questo processo di risemiotizzazione continua derivante dall'introduzione di tecnologie? E poi, questa è la domanda, e la considerazione e il ringraziamento su questa definizione di arte, cioè mettere tra parentesi la propria condizione. È davvero... ne apprezzo proprio la portata, perché dà una definizione di arte che ci consente di uscire dalle tradizionali definizioni sia testuali o emotive o insomma quelle che vengono di solito definite dalle dottrine filosofiche estetologiche, e ci danno invece una chiave per cui, per esempio, non so se hai visto la serie TV Black Mirror, sempre per restare in questo ambito tecnologico, è una serie TV che appunto ci sospende, mette tra parentesi la nostra condizione, facendoci vedere paradossalmente l'immanenza in cui siamo attraverso uno scenario distopico. Cioè, ci permette di prendere questa distanza dal nostro flusso semiotico, facendoci vedere qualcosa che verso cui tendiamo, verso cui tenderemmo proprio in virtù della condizione sensoriale in cui siamo immersi. Comunque, grazie. Prego. Allora, Francesco, no, grazie della domanda, ma secondo me le tecnologie, ce n'è una sostanzialmente di tecnologia, è il fatto che parliamo. Tutte le altre non sono nient'altro che sviluppi di questa tecnologia. E questa tecnologia, qui è veramente la tesi di Giorgio Prodi, noi siamo questa tecnologia. L'umano è questa tecnologia, non è che l'umano usa questa tecnologia, l'umano è questa tecnologia. Homo sapiens, no? Vuol dire homo loquens, quindi vuol dire quella definizione è una definizione come se fosse ancora, diciamo più semplice ancora, homo artificialis, questo vuol dire. Allora, qualunque tecnologia non fa che sviluppare questa radicale tecnologia che istituisce la distanza fra l'umano che parla e il mondo. Da questo punto di vista c'è una profonda differenza fra le tecnologie animali e quelle umane. Le tecnologie animali, che sappiamo tutti, sono presenti in vari modi, sono tutte tecnologie che non allontanano il corpo dalla situazione in cui si trova. Mentre la tecnologia umana ti sposta, ti allontana. E la tecnologia più importante di tutte è la tecnologia che è connaturata con la nostra costituzione biologica, cioè il fatto che parliamo. Facevi riferimento alla scrittura. La scrittura non è che esiste la scrittura per chissà per quale ragione. Il linguaggio intrinsecamente chiama la scrittura, il linguaggio verbale, una scrittura di qualche tipo. E quindi non è un'aggiunta rispetto alla tecnologia che già il linguaggio incarna. Se la mettiamo così, l'umano nasce in quanto umano con questa tecnologia. E l'umano che è, diciamo, al di qua di questa tecnologia non è umano. Avrà anche l'aspetto umano, ma non è umano. È umano nel senso forse anatomico, ma non è umano nel senso della cognizione che ha, che è il tipo di condizione. Per questo il tipo di esperienza di cui parlavamo, no? Ora insisto sulla precisazione che ha fatto Anna Maria, l'esperienza estetica, come verrò definita, è un'esperienza che può fare intanto solo l'animale umano, perché è un'esperienza che presuppone la distanza dal mondo. Un animale non umano non riesco a immaginarlo come qualcuno che si pensa separato dal mondo, mentre è umano quell'animale che, in quanto vivente pensante, si istituisce come separato dal mondo. Quindi non trovo suggerimenti nell'esperienza degli animali diversi da noi,
anche se sono molto simili da un punto di vista anatomico a noi, o anche cognitivo se vogliamo, ma perché il motore cognitivo della mente umana è radicalmente diverso dal motore cognitivo di una mente di un animale diverso. Quindi l'esperienza estetica, come ho provato a raccontarvela prima, è un'esperienza la cui possibilità si offre solo a quel vivente che parte dalla mediazione, solo a quel vivente che parte dall'artificialità e che non è nient'altro che quell'artificialità. Quindi, diamo questa altra definizione, ve ne sto dando tantissime, esperienza estetica vuol dire fare esperienza artificiosamente naturale, perché parte dall'artificiosità, dall'artificio, dalla separatezza. E quindi da questo punto di vista sono importanti le tecnologie, ma le tecnologie è solo una. Una volta che tu hai istituito un rapporto fra te e il mondo di non coincidenza, e poi è soltanto una questione appunto di tempo, perché queste poi si allarghino. Il che vuol dire, però questo capisco, forse non tutti saranno d'accordo, che non trovo molto utile cercare gli antecedenti dei comportamenti umani in animali diversi dall'umano. Tutta la passione che ci danno gli scimpanzé, i delfini, quello che volete, non mi interessano molto per questa ragione. Perché il dispositivo, diciamo, il motore cognitivo della mente di uno scimpanzé è proprio un'altra cosa rispetto al motore cognitivo che è nella mente di un piccolo umano, che nel momento in cui viene umanizzato dall'essere assorbito da questo dispositivo, veramente smette di essere un animale, diventa qualche altra cosa e diventa letteralmente un'altra cosa, con tutte le conseguenze che ne comporta. Perché se diciamo che l'animale umano e l'animale artificiale è l'animale che è separato dal mondo, è l'unico animale per cui si pongono problemi relativi al modo di comportarsi. Parlare di etica animale mi è sempre sembrato una grande sciocchezza, perché etica senza soggetto non so che cosa diavolo possa significare, mentre invece senso etica se c'è qualcuno che le cui azioni possono essere valutabili eticamente. In un mondo in cui non esistono soggetti, ma che razza di etica è? Quindi, capito, secondo me qui il punto interessante, ma anche il punto critico, non sto qui a nascondere le difficoltà, che la visione che vi ho raccontato oggi è una visione che separa molto profondamente l'umano dal resto del mondo vivente. Taglio una, cioè una netta, per quanto mi riguarda c'è una grande differenza fra il nostro modo di stare al mondo e il modo di stare al mondo di tutti, che è, sembra platealmente, il nostro problema ora. No, sì. C'è una cosa che è evidente in questo momento, è quanto il nostro modo di stare al mondo sia problematico rispetto al resto del mondo, che altrimenti se ne frega, perché il resto del mondo va avanti tranquillo, ma gli unici preoccupati siamo proprio noi umani. Comunque grazie Francesco. A te. Volevo dire qualcosa. Aspetta, ci sono altre due domande prima, certo. Poi ti segno. Cioè prima Francesco Lucci, direi. Sei il terzo, Maurizio. Va bene. Mi sentite bene? Sì. Ok, allora grazie per la bella relazione. Io volevo fare un intervento breve su Perth, visto che è stato evocato in un'occasione, per dire che la nozione di segno in Perth ci offre in qualche modo una soluzione al problema dell'idealismo e del realismo e della negazione della mediazione, a patto però, io credo, di intendere la nozione di segno in senso predicativo, cioè in senso proposizionale. Perché? Perché nella struttura predicativa c'è, come dire, sia la componente idealista che quella realista, cioè un soggetto di cui viene predicata una proprietà o una relazione. E il segno stesso, nel dire per esempio che la stufa è nera, esempio persiano, il segno stesso dice che la stufa è nera indipendentemente dall'essere rappresentata come nera, cioè implicitamente conferisce oggettività indipendente dalla rappresentazione e dal sapere a ciò che tuttavia rappresenta. Il segno rappresenta l'oggetto in un certo modo, e quindi, come dire, non si scappa dall'idealismo, perché noi abbiamo accesso all'oggetto soltanto rappresentandolo, e tuttavia lo rappresenta in maniera
maniera vera o falsa, quindi correttamente o non correttamente, e in questa differenza sta l'indipendenza dell'oggetto dal sapere e quindi la negazione della semiologia. Cioè, in qualche maniera, so che è un po' paradossale e controintuitivo, il segno nel rappresentare l'oggetto nega che quella sia una rappresentazione. È una rappresentazione, dice di se stessa di essere una rappresentazione, ma nega che il contenuto attribuito all'oggetto, cioè il modo specifico in cui l'oggetto è rappresentato, sia l'effetto della rappresentazione, e invece dice implicitamente che è un effetto dell'oggetto, cioè la stufa è nera, non perché io la rappresento come nera, ma è, come dire, è la nerezza della stufa che determina la verità della rappresentazione. Questo, secondo me, è il modo specificamente persiano di tenere insieme idealismo, il mondo si dà solo attraverso la rappresentazione, e realismo, cioè il mondo che devo rappresentare è, in un certo modo, indipendentemente da come lo rappresento, indipendentemente da come lo rappresento, non dal fatto che lo rappresento. Prego. No, ma sono d'accordo, grazie Francesco. È un modo... Cioè, capite, il punto è interessante, cioè come se il segno stesso istituisse, diciamo, il suo superamento nel momento stesso in cui viene, si istituisce. Era un po' quello che provavo a dire, come se è il segno che istituisce, diciamo, è il linguaggio che istituisce il non linguistico, quindi la fine del proprio stesso campo di operatività. E tu stesso hai detto, mi sembra, no, riprendevi la contraddittorietà di questa posizione, di provare ad abitare, diciamo, questi intercapedi è impossibile fra segno e, diciamo, fra segno e il campo che lui stesso esclude da se stesso in quanto segno, è quello che ho provato a chiamare condizione esperienza estetica, che vorrebbe proprio scavare, no? È una condizione che è logica, non è uno spazio fisico, però se uno riuscisse, secondo me l'esperienza estetica è esattamente abitare quello spazio lì, è lo spazio in cui il segno dichiara la propria inapplicabilità. Nel momento stesso in cui si dichiara, si presenta in quanto tale, e naturalmente è una strana operazione, sono d'accordo che... però rispetto a chi dice o è così, appunto, o c'è il realismo, o c'è il, diciamo, la pansemiotica, come se fossero due posizioni mutuamente esclusive, qui si tratta di trovare il punto di congiunzione di questi due meccanismi e provare a stare lì in mezzo. E naturalmente, rispetto anche alla domanda di prima di Francesco Parisi, è una condizione che può offrirsi solo a chi vive attraverso il segno, a chi parte dal segno. No, abbiamo detto prima, il non linguistico non esiste, cioè un gatto che insegue un topo, il topo per il gatto non è non linguistico, è un topo, basta. Solo per noi il topo è il non linguistico, solo per l'animale del linguistico si pone il non linguistico. Naturalmente però questo non linguistico che parte, che cola via dal linguistico, andrebbe preso non in quanto soltanto come ombra del linguistico, ma appunto come se fosse uno spazio abitabile di suo. Però Francesco l'ha detta in altro modo, meglio di come l'ho detto io, ti ringrazio e sono d'accordo. Claudio Paolucci e poi Maurizio. Allora, ciao Felice, allora io dal... Da lettore del libro provo a in qualche modo prendere due o tre punti che ti permettono, magari, visto che hai anche parlato poco, di approfondire e precisare meglio alcune cose rispetto anche a quello che hai detto. E la prima domanda è il rapporto con due grandi filosofi che secondo me sono un po' centrali per il libro. Il primo è Kant, prima lo dicevi nuovi realismi, che sono poi dei veterorealismi, questa è la tua idea, o comunque l'object oriented ontology, ci fanno ritornare a una filosofia pre-kantiana. E da un lato però, in qualche modo, Kant è proprio il loro obiettivo polemico. Ferraris, tutto il realismo parte dall'idea che dobbiamo liberarci di Kant. Allora, perché invece non dobbiamo liberarci di Kant? Ti faccio una provocazione, non so se questo ti mette in difficoltà, però quando tu dicevi prima che in qualche modo l'ontologia deve essere kantiana, beh, se c'è un autore che ci dice che un'ontologia non la dobbiamo fare è proprio Kant, perché Kant ha la limitazione al fenomeno e non al noumeno. Allora, di fatto, se tu prendi l'idea kantiana, tu puoi fare una fenomenologia o un'epistemologia.
che è quello che dicevi tu prima, quando parlavi della struttura fenomenologica dell'inquanto, quando dicevi che nella percezione, proprio perché abbiamo una mediazione radicale nel nostro rapporto con gli enti, noi vediamo innanzitutto dei significati e non delle cose, capito? Però di fatto il tuo progetto, e questo mi piacerebbe che lo precisassi, vuole fare un'ontologia, e vuole fare un'ontologia in un senso contemporaneo del 2020. Allora, se tu ti vuoi liberare di Kant, la puoi fare, ma se non ti vuoi liberare di Kant, dov'è lo spazio per l'ontologia se abbiamo una mediazione linguistica radicale? Il secondo spunto che volevo un po' sollecitarti è Heidegger. Di fatto, l'altro grande autore, secondo me un po' fa da sfondo a alcune tue idee, è l'Heidegger... in qualche modo della trascendentalità del linguaggio, se vuoi, no? In qualche modo la tua idea è che il linguaggio è la luce che rende visibile l'ente. Tu, non so se sei d'accordo su questo, ma nel libro mi sembra che è una posizione che tu potresti forse sposare da un certo punto di vista. Allo stesso tempo, però, critichi Heidegger su molte cose, per esempio sull'idea dell'opera d'arte, eccetera, eccetera. Quindi magari due parole sul tuo rapporto con Heidegger sarebbero interessanti, secondo me, anche per gli studenti di filosofia che ci sono, le persone interessate a questo dibattito, perché Heidegger, in fondo, è stato il primo a pensare che il linguaggio è la struttura di mediazione radicale che rende visibile l'ente, quindi in qualche modo la linguisticità del nostro rapporto col mondo. La seconda cosa, e su questo mi interessa precisarlo, perché tu hai... È molto elegante dire che il linguaggio è una tecnologia, in risposta a Francesco Parisi. Allo stesso tempo il linguaggio è più che una tecnologia, nel senso di Parisi sicuramente non lo è un prodotto della nostra evoluzione, in qualche modo. Allora, su questo... La tua posizione, anche oggi l'hai ribadita fortemente, è molto conforme alla cosiddetta svolta linguistica. E la svolta linguistica è l'idea che, per esempio, noi possiamo pensare alla cognizione, all'ontologia, al nostro rapporto con gli enti, partendo dal linguaggio. E poniamo bene i problemi filosofici se lo facciamo a partire dal linguaggio. Come sai, a un certo punto c'è stata la svolta delle scienze cognitive, che questa cosa un po' l'ha messa in discussione. Tu ci hai lavorato moltissimo. Noi invece forse capiamo meglio il linguaggio se lo interroghiamo a partire da altre cose. Allora, su questo linguaggio, nel libro, mi dirai se sbaglio o no, se tocco un punto, tu lo usi un po' come termine ombrello, perché in alcune volte lo usi in senso di semioticità, cioè la semioticità del nostro rapporto con gli enti, allora per te è linguistica la percezione, lo usi quasi in un senso semantico, ok? Ma in alcuni casi lo usi in senso proprio linguistico, cioè con quella particolare struttura dell'assenza, c'è qui Alessandro Fazzone che potrà fare molti esempi su questo, della linguisticità propriamente umana, e lo dicevi in alcune anche adesso, proprio il fatto che noi abbiamo il linguaggio verbale. Allora, sai, sugli animali, a Coco avevano provato a insegnare la lingua dei segni, no? L'ha imparata davvero? Non l'ha imparata davvero? Ma c'è uno scarto forte che è la lingua verbale, no? Prendi il lavoro di tanti colleghi delle scienze cognitive, che proprio la lingua verbale costruisce rispetto alle altre semioticità. Allora, da un lato tu usi linguaggio in senso lato, nel senso di semiosi o da semiotico, usare qui, ma dall'altro, in alcune volte, invece, secondo me, fai riferimento specifico alla linguisticità tipicamente umana, che rimanda a un tipo particolare di linguaggio, oserei dire a una particolare sostanza dell'espressione del linguaggio. Allora, Claudio, grazie. No, mi permetti di precisare parecchie cose. Intanto ti ringrazio, perché quando ho scritto questo libro, la cosa di cui ero più preoccupato era scrivere il capitolo su Heidegger. Pensavo che veramente un po' mi avventuravo su una faccenda enorme. No, mi fa molto piacere che tu l'hai apprezzata, l'hai letta e l'hai considerata. Perché chiaramente non puoi non passare per lui se tematizzi questo problema. Secondo me i punti in cui Heidegger, dove arriva e dove non mi convince più, è appunto sul tema dell'animalità,
in cui Heidegger ha un'immagine molto, molto, molto antica dell'animale, molto, no, pensate ai concetti fondamentali della metafisica, in cui parla dell'animale come una specie di, come ne parla Huxley, come un po' uno stordito, come un... e soprattutto sulla posizione dell'umano rispetto all'ambiente. Pensate alla lettera sull'umanismo, l'umano è il pastore dell'essere, è il pastore dell'essere. A me questa posizione mi sembra ancora troppo, veramente troppo, troppo novecentesca, troppo, nemmeno ottocentesca, troppo antropocentrica, e lo stiamo vedendo quanto è antropocentrica e quanto non funziona. E naturalmente però cioè, proprio la questione è intorno alla nozione dell'inquanto. Il nostro rapporto con il mondo è sempre il rapporto con il mondo in quanto mondo, cioè in quanto determinato, delimitato, pensato, organizzato. E in questo senso Heidegger non può non passare per Heidegger, ma allo stesso tempo forse Heidegger ci accompagna fino a un certo punto proprio perché come se non volesse andare oltre quella posizione. In questo libro è appena accennato, ma se in fondo ci... il modo in cui vi ho raccontato prima l'esperienza estetica, beh, l'esperienza estetica raccontata in quel modo propriamente non è un'esperienza umana, è postumana quel tipo di esperienza, perché un'esperienza di un vivente umano che mette in questione il proprio punto di vista umano, in che senso è ancora propriamente umano, se l'umano, come dicevamo prima, è l'animale della mediazione? E comunque no, questo era soltanto perché ti ringraziavo che questo punto l'avessi preso, e per me era importante anche perché un po' mi avventuravo su questioni molto, molto dense. Allora, il punto è, veniamo a Kant, il punto è che secondo me, è proprio la distinzione fra epistemologia e ontologia che non si può fare. Se abbiamo un lascito kantiano, è che la distinzione fra epistemologia e ontologia non si può fare. Il che non vuol dire che non c'è ontologia, ma neanche puoi fare di nuovo ontologia come se non ci fosse il problema dell'epistemologia, cioè del tuo accesso a quella ontologia. Il tentativo, ancora una volta, no? Alla domanda che faceva prima, mi sembra fosse Francesco o Bellucci, è abitare il punto di indistinzione fra ontologia e epistemologia. Esperienza estetica, come provavo a raccontare prima, è lavorare questa indistinzione e farne qualche cosa, ma non tornando, esempio, il libro di Maurizio su Kant, secondo me è uno dei suoi libri forse meno riusciti da questo punto di vista, proprio perché non è così semplice fare i conti con Kant. Non è così semplice fare i conti con... Cosa vuol dire fare i conti con Kant? Fare i conti con la propria posizione filosofica rispetto al mondo, soprattutto con il Kant, diciamo, novecentesco, che è un Kant, la svolta linguistica è Kant più linguaggio, quello vuol dire svolta linguistica, e quindi vuol dire che non puoi mai avere accesso al mondo, cioè usiamo un nome più preciso, forse alcuni di voi l'hanno studiato, pensate a Cassirer, Cassirer è Kant più svolta linguistica. Ma come superi Cassirer? Non è che dici, vabbè, ora io mi occupo dei gorilla o mi occupo della mente non linguistica, vado a trovare questa mente, dove la trovi la mente non linguistica? No, facciamo un esempio delle scienze cognitive che tu sai, no, che poi mi interessano, ci ho anche un po' lavorato. Le scienze cognitive hanno un'esigenza, secondo me, rispetto al tema del linguaggio, molto interessante, e però non tematizzano ancora una volta il linguaggio. L'autore, secondo me, definitivo sulla una teoria cognitiva del linguaggio è un autore che le scienze cognitive hanno abbandonato, che è Chomsky. Chomsky perché è interessante? In fondo, tornando alla domanda di prima sulla tecnologia, se dovessimo dire proprio, è anche la tua ultima osservazione, che cosa vuol dire propriamente linguaggio? Linguaggio vuol dire nemmeno tanto significato, vuol dire la possibilità di fare un'esperienza sintattica del mondo. Sostanzialmente, linguaggio vuol dire sintassi, non semantica, vuol dire sintassi. Sintassi è un dispositivo appunto formale, che non si capisce bene a che serve e che permette di pensare il mondo indipendentemente da come il mondo è. Mi permette di pensare un mondo che non esiste, mi permette di organizzare il mondo da tanti punti di vista diversi, mi permette in sostanza, istituisce quella separatezza radicale fra me e il mondo che è il linguaggio. Allora in questo senso è proprio una tecnologia, è la tecnologia,
è la super tecnologia, la tecnologia bomba atomica finale. E qui ancora una volta è vero che il linguaggio è il punto di arrivo sicuramente di un'evoluzione, forse è vero, non lo so se è vero, ma è qui abbiamo abbastanza evidenze empiriche che ci dicono che nulla di simile alla sintassi esiste in nessun linguaggio animale, niente di, neanche di lontanamente paragonabile, anche perché la sintassi non è qualcosa di graduale, non è che puoi dire c'è ho 5% di sintassi, o c'è la sintassi o non c'è la sintassi, e sintassi sostanzialmente vuol dire il sistema semiotico che utilizzo è indipendente rispetto a come è fatto il mondo. L'organizzazione sintattica è indipendente da com'è l'organizzazione del mondo. E siccome io sono l'animale della sintassi, io ho perso l'accesso all'organizzazione, diciamo, del mondo indipendente dalla sintassi. Una volta che ho cominciato a pensare sintatticamente, ma poi io rovescerei ancora, non è che io penso sintatticamente, è la sintassi che si pensa attraverso di me e istituisce un mondo a sua somiglianza. E ancora una volta torno al problema dell'esperienza estetica, perché l'esperienza estetica è un modo per desintatticizzare il linguaggio, tornare alla crudezza del linguaggio, alla sua natura puramente fonica. Visto che tu parlavi di alcune caratteristiche del libro, un autore molto importante in questo libro è lo psicanalista Lacan, e Lacan, se un po' lo frequentate, non parla quasi mai di linguaggio, ma parla sempre di significante. Per lui il linguaggio vuol dire significante. No, uno dice, ma come significante? Non c'è significato senza significato. Lui dice, no, guarda, quello che conta è il significante. Significante vuol dire, ancora una volta, dispositivo indipendente da come è fatto il mondo. Il significante è più forte del significato. E fra l'altro, se noi lo vediamo anche da un punto di vista ontogenetico, il bambino entra nel linguaggio attraverso il significante, non attraverso il significato. Il bambino ascolta suoni linguistici molto prima di capire che sono suoni linguistici. Allora, ultima cosa rispetto a Kant, hai ragione, io cerco di fare un'ontologia in questo libro, però un'ontologia che è come se fosse il precipitare dell'epistemologia. Io cerco di arrivare a un'ontologia, l'unica ontologia che può pensare un umano, che è un'ontologia che parte dall'epistemologia, che è inseparabile dall'epistemologia, per dirla in modo meno verboso, è un modo di rapporto, un modo di stare al mondo che prova a mettere, che parte dal fatto che mi rendo conto che il mio modo di stare al mondo è un modo che allontana da me il mondo, che lo distanzia da me il mondo, che lo tira via. Un altro degli autori che commento nel libro, anche qui è interessante che praticamente il Novecento della filosofia francese è un po' straordinario. Se pensate all'ultimissimo seminario tenuto da Michel Foucault, proprio le ultime cose di cui parla, tre mesi prima di morire, parla dei cinici. Il cinico cos'è? Come figura, prima ancora che filosofica, come figura umana, è uno in un certo senso che mette fra parentesi il linguaggio, cioè scappa via dalla retorica, scappa via dall'argomentazione, mette in campo il proprio corpo e vive come un cane. Allora sarà un caso che l'ultima figura che interessa al filosofo dei discorsi, della mediazione, della radicale storicità della nostra esperienza, mette a tema una forma di vita, la forma di vita cinica, che è una forma di vita che radicalmente mette in questione il linguaggio, mette in questione quindi l'ontologia che tirata via dal linguaggio, e vive come un cane, letteralmente prende sul serio l'animalità. Allora, sono tutti tentativi, più o meno riusciti, questo poi sta a chi leggerà il libro, di provare a distillare dal corpo della semiosi, della mediazione, qualche cosa che sia immediato. Quindi distillare dalla mediazione qualche cosa di immediato. E da questo punto di vista trovo più convincenti i tentativi, diciamo, estetici che quelli cognitivi, però può darsi pure che si possa trovare un modo di avere una descrizione dell'umano in cui questa dimensione venga messa fra parentesi. Abbiamo parlato tante volte con te, Claudio, quindi diciamo, almeno nella parte delle scienze cognitive che si occupano del linguaggio con cui ho avuto a che fare io, tutto viene messo a campo, a tema, meno che il linguaggio stesso.
l'idea del linguaggio che hanno molte delle persone che si occupano di scienze cognitive è un'idea non rozza, infinitamente rozza, ahimè, e quindi è impossibile fare i conti con, perché se il linguaggio è quella roba lì, non hanno capito cos'è il linguaggio. Però non è detto, fra l'altro ci sono studi molto pericolosi, anche inquietanti, ma studi ad esempio su l'esperienza, tentativi di descrivere neurologicamente l'esperienza mistica, che sono interessanti da questo punto di vista, perché l'esperienza mistica in quel caso sarebbe proprio il collasso della mente linguistica, e se ne prova a dare una descrizione in termini cognitivi. Comunque grazie Claudio, ho messo, magari una volta che vengo lì o che vieni tu qui a, no, qui a Roma o a Cosenza, ne parliamo più diffusamente. Grazie Felice. Maurizio Gnerre. Allora, buonasera, ciao Felice, ciao Costantino. Dunque, come chi mi conosce sa qualcosa, che io non sono un filosofo in questa strana categoria che si è stata... Ma ti vogliamo bene lo stesso, ti vogliamo bene lo stesso. Appunto. Cioè non è così adesso, grave. Era meglio se solo filosofo. Una nota a piedi pagina. Dunque, io sono un antropologo linguista e sono 50 anni che batto la testa su con lingue che esprimono concezioni e modi, anche il discorso, i discorsi narrativi o quello che è, che esprimono certe visioni del mondo. Allora, per quanto io sia assolutamente d'accordo che non si può non partire dalla nostra base culturale, dalla storia da cui veniamo e tutto il resto, quindi sono assolutamente, sottoscrivo in pieno questa dipendenza totale che noi abbiamo da questa tradizione, però nell'ambito di questa tradizione c'è stato anche appunto l'istanza molto forte, specialmente nell'ultimo secolo, di ricerca su forme di pensiero e di conoscenza di altre popolazioni. Quanto più o meno possa essere stato, aver avuto successo questo o meno, questo si può ragionare. Comunque c'è un lavoro enorme, immagino che conoscerete tutti i lavori di filosofi, antropologi come Philippe Descolas e tanti altri, che hanno appunto hanno intrapreso questo percorso, analizzando proprio anche quello che la gente dice, quello che la gente fa di tante popolazioni diverse, anche molto lontane dalle nostre. Allora, detto questo, in questo ambito sono emerse diverse cosette importanti che io cerco di scrivere, sto scrivendo attraverso gli anni, ma altri l'hanno scritte anche molto meglio di me. Sono cose abbastanza recenti, degli ultimi 10-15 anni. Una delle dimensioni che è venuta fuori, appunto questo ha a che vedere forse perché non ho ancora letto il libro di Felice, ma lo voglio assolutamente leggere, tutto quel filone della natura agentiva e della soggettiva degli oggetti in tanti mondi, no? Gli oggetti hanno una loro vita. Anzi, c'è un libro molto bello che raccoglie una serie di saggi, tutti molto sedimentati e pensati, si chiama proprio La vita occulta delle cose, o forse degli oggetti, mi sembra, che sono, a seconda delle traduzioni, ho detto più oggetti, mi sembra, e che mostrano appunto come in tante concezioni diverse dalle nostre, e come d'altra parte noi stessi, se andiamo a cercare nella tradizione della nostra cosiddetta mitologia greco-romana e tante altre, troviamo il fatto che attraverso il tempo gli oggetti, le cose, hanno acquisito o perso diverse dimensioni di agentività o di soggettività. Allora, questo che volevo soltanto appunto come nota a piedi pagina, essendo parte della nostra stessa tradizione, il fatto che siamo andati a cercare tutto questo, e molta gente, molte persone che ce l'hanno messa tutta in termini di comprensione e di analisi, anche del discorso, anche della comprensione discorsiva, e in quella che io ormai da una decina di anni chiamo la storia del parlare, cioè come si è cambiata la modalità del parlare e dell'enunciare. Questa è un'idea suggerita in parte da idee che vengono da Benveniste, in parte da idee che vengono anche da Coserio,
c'è una storia del parlare e quindi c'è una storia anche delle forme di enunciazione. Per esempio, potremmo parlare a lungo di come, che tipo di enunciazione stiamo usando noi adesso, in questo momento, mentre parliamo di tutto questo. Bene, detto questo, che sono tutte notazioni marginali, l'essenza di quello che voglio dirvi è che non credo che sia lecito semplicemente trascurare in tutto quello che è stata l'elaborazione di migliaia, decine di migliaia, milioni di menti umane quanto le nostre, che hanno elaborato proprio sulla l'agentività, la presenza degli oggetti nella loro vita. Gli oggetti hanno la loro vita. Questo libro molto bello di cui vi parlo è stato, ha un titolo molto ben scelto, che è appunto La vita occulta degli oggetti, perché gli oggetti fanno cose o attuano cose che noi non riusciamo neanche ad accorgerci, però invece le fanno. E gli oggetti sono un po' come l'esempio del gatto di... spesso sono come l'esempio del gatto di Felice, che non è che sta nel mondo, non è che ha da fare grandi altre cose, sta nel mondo. Allora, questa era la mia, semplicemente una notazione che forse alcuni di voi può interessare e può ragionarci su, perché ci sono un numero enorme di filosofie del mondo, dell'agentività, della presenza degli esseri nel mondo, che a volte non distinguono in nessun modo rigido fra quello che è umano e non umano. E quindi su questo siamo, io anche, ma in diversi noi, stiamo lavorando su ampliare queste prospettive a dimensioni diverse di forme di filosofie locali che dicono e pensano delle cose che forse anche per noi possono essere ovviamente interessanti. Questa era solo la mia notazione a piedi pagina che volevo fare. No, Maurizio, grazie, hai fatto benissimo. Ora, la conosco poco questa letteratura, ultimamente leggo i libri di quell'antropologo, sicuramente tu conoscerai, il brasiliano Viveiro de Castro. Lo conosco da sempre, da quando eravamo ragazzetti insieme praticamente. Lo conosco da poco, da qualche anno. Sì. E quindi certo, però no, rimane sempre un dubbio a me su questi modi, diciamo, diversi dal nostro di vedere il mondo. Che, cioè, ci deve essere qualcosa nel nostro modo occidentale di vedere il mondo che è molto potente, perché mi sembra che come queste popolazioni conoscono il nostro modo di vedere il mondo, subito abbandonano il loro modo e abbracciano il nostro. E quindi, non è una cosa astratta, è una questione di potere, di potere socio-economico, di sì, antropocene, sì, in cui loro sono ormai schiacciati e maciullati. Sì, sì, no, chiaramente, però se tu dai... io immagino ad un aborigeno della foresta amazzonica una sega elettrica... quello comincia a battere gli alberi come facciamo noi, e lì vedi proprio il funzionamento del dispositivo macchina, capito, sega elettrica, e quella che è proprio l'incarnazione dell'antropocene. Sì, ma è solo un punteggio distruttivo a nostro favore, non cognitivo. No, no, ma io non stiamo esattamente parlando di questo, quindi non lo so quanto questi modi diversi di pensare il rapporto con il mondo di tantissime altre culture sono modi che derivano dal fatto che... effettivamente incarnano un modo diverso di avere rapporto con il mondo, oppure più tristemente non hanno ancora l'arma da, diciamo così, la polvere da sparo e i motori elettrici, perché appena ce li hanno mi pare che subito fanno come noi, e che quindi questa sia un po' nel nostro modo di funzionare che darci la possibilità tecnica di farlo e distruggiamo l'ambiente sia nella foresta amazzonica che nelle foreste della Germania preromana. E dopodiché che uno dei modi di pensare, diciamo, di uscire dalla situazione in cui ci troviamo sia sicuramente provare a immaginare un mondo in cui l'aggettività è diffusa, in cui non c'è uno che pensa e gli altri che subiscono i pensieri, certo. È chiaro che qui passa attraverso uno dei pensieri, sarà questo, e torniamo ancora una volta alla faccenda del virus. La cosa del virus è uno dei motivi per cui ci dà così fastidio, che quello è un agente che se ne frega delle nostre aggettività, certo. Indipendente dalla nostra aggettività, e quindi incarna le tesi di Viveiro de Castro, quindi sì, forse sì. È più adeguata all'ontologia di Viveiro che la nostra, però quanto sia invece un invariante diciamo biologico umano il pensare il mondo come soggetto-oggetto, o quanto dipenda soltanto dalle lingue che indoeuropee, non lo so, questo la sei te, temo che appunto, come, cioè, mi sembra di vedere abbastanza platealmente, come arrivano gli umani
come arriva la tecnologia, nessuno resiste alla tecnologia. Ma questa cosa dovrà chiedere perché nessuno resiste alla tecnologia. Non ci sono forme di vita umana che una volta che la conoscono resistono alla nostra vita. E non dire che è una forma di potere, secondo me non coglie fino in fondo la questione. C'è qualcosa di più potente nella tecnologia, che non è soltanto qualcosa che è incarnata dagli uomini potenti, dalla civiltà più potente. È qualcosa che ti viene proprio... è più forte. C'è la storia. C'è la storia. Eh sì, comunque sì, no, c'è la storia. Comunque no, hai ragione. È una letteratura che cerco anch'io di un pochino di seguire. Latour, Vivere de Castro, cioè tutti autori che, no, che fanno esplodere l'ontologia. No? Certo. Finito. Non so se ci sono altri interventi, altre curiosità, domande. Se non ci sono, sono quasi le 5, ma forse c'è ancora qualcuno, io ci darei ancora qualche secondo. No, tutti questi discorsi mi facevano venire in mente una bellissima TED Conference che ho visto diverso tempo fa, in cui una neurobiologa, se non ricordo male, raccontava la propria esperienza di un ictus che le ha bloccato temporaneamente la parte sinistra, l'emisfero sinistro, e quindi racconta di come non riuscisse più a ricordare, a riconoscere gli oggetti e quindi a categorizzare, e fosse inibita proprio quella parte, diciamo, semiosica, linguistico-semiosica che abbiamo inbuilt in qualche maniera nel nostro modo di interagire con, e come fosse riuscita molto molto faticosamente a fare il numero del 911 per chiamare un'ambulanza, ma molto molto faticosamente, e quando è una cosa normalmente che facciamo senza pensare apparentemente, e come nell'attesa avesse provato l'esperienza di una fusione totale, quindi di una sorta di primità non mediata dalla tecnologia, in qualche maniera dal linguaggio. E questo era molto molto interessante. E fa pensare appunto che l'esperienza estetica di cui parli tu sia un qualcosa che abbiamo anche quella, in qualche maniera, che fa parte del nostro corredo, e che però è in qualche maniera subordinata o subornata, potremmo dire, dalla tecnologia, diciamo così, o semiotica o semiosico-linguistica, come vogliamo chiamarla, ecco. E che quindi questo sorta di ritorno, di ricerca, di un ritorno all'immediato e alla fusione che si ha nella mistica, nell'arte, nell'esperienza estetica, sia una rivincita, potremmo dire, di questa parte che è in noi. Ecco, è una visione molto, molto fatta con l'accetta, ecco, se volete, però mi sembra interessante. Ecco. Ho sentito, no, grazie. Aggiungo una cosa perché anche a me ha colpito. Ho letto studi sull'acquisizione del lessico cromatico. Allora, una cosa che mi ha molto sorpreso, cioè mi ha sorpreso, non mi ha sorpreso, però è una conferma inquietante: i bambini molto piccoli vedono i colori con l'emisfero destro, poi dal momento in cui imparano a nominare i colori, di fronte a qualche cosa di colorato, lo vedono, cioè si attiva l'emisfero sinistro, cioè quello linguistico. Cioè vuol dire appunto, a quel punto, come fai a distinguere il non linguistico dal linguistico? Come fai a distinguere appunto la primità dalla terzità? Capisci il punto? Quindi è qualcosa che proprio dicevamo prima, no? Non è una tecnologia che noi usiamo. A un certo punto diventiamo quella stessa tecnologia. È una tecnologia che quindi non è che puoi dismettere a piacimento. Ecco, ci vuole un ictus per dismettere quella tecnologia, con tutti i problemi che comporta vivere in un mondo artificiale se hai una mente, diciamo,
tra virgolette, diciamo, naturale, perché non funziona poi, non sei più capace di vivere in quel modo lì. No, ad esempio mi sembrava molto interessante, l'ho visto che l'hanno messa, me la vado a sentire questa conferenza. Che sì, no, è veramente emozionante, devo dire, molto molto. E poi dopo ha votato Lega, quando eri guarita? Cioè, America, forse ha votato Trump, spero di no. No, ogni tanto si trovano delle cose molto interessanti che fanno imparare e aprono degli squarci veramente interessanti. Non so se ci sono altre, non volevo chiudere. Se non c'è nessuno, come mi sembra, ma volevo provare a chiedere una precisazione a Felice sulla sua risposta, su quello che aveva detto, visto che abbiamo ancora qualche minuto. Dai, dai. Sì, abbiamo tempo. Ecco. No, io, non che io abbia un istinto da categorizzatore, però mi piacerebbe, no, collocare un po' la tua posizione rispetto anche al dibattito contemporaneo, no? Era molto interessante quello che dicevi, ed è per questo che secondo me il tuo libro è molto originale e molto interessante su molte cose. Una delle, un po' dei pilastri, per esempio, della posizione di Maurizio Ferraris e paradossalmente anche di tutta la filosofia analitica, è proprio la netta distinzione tra ontologia e epistemologia. Lui ti dice sempre, stai, quando magari, no, stai confondendo ontologia e epistemologia. Invece la tua posizione su questo mi pare opposta da un certo punto di vista, se sono d'accordo. E guarda che paradossalmente, giusto per restare a casa nostra, dentro il nostro settore, adesso l'ontologia dentro la filosofia analitica ha un'enorme esplosione, ci sono tantissime, cioè fanno quasi più quello che non filosofia del linguaggio come facevano una volta, almeno negli ultimi 10 anni è così. E anche lì però la distinzione tra ontologia e epistemologia è nettissima, quindi da questo punto di vista tu secondo me ti differenzi molto, non so se sei d'accordo su questo. La seconda cosa che ti volevo chiedere, poi mi dirai se vedo giusto dopo il libro, dopo le risposte, era la cosa che dicevi sulla sintassi. In qualche modo tu saresti disposto a dire, Felice, che individui la linguisticità specifica dell'animale umano, in qualche modo, visto che parlavi della sintassi e parlavi appunto del fatto che è quella cosa che ti distacca dal mondo, in una cosa che una volta chiameremmo l'arbitrarietà, no? In quel tipo di semiotica lì, piuttosto che no, appunto la motivazione, la razza difficili, eccetera, che sono tutte le cose che magari sono più legate ad altre cose. Allora, intanto, come sempre, Claudio, sei molto puntuale, arrivi al punto. Allora, intanto partiamo da, sì, secondo me proprio mi chiedo sempre, poi appunto, poi come fai a distinguere ontologia da epistemologia? Cioè, io voglio dire, cioè, se io sto qua, se io sto parlando, sto contemporaneamente epistemologizzando, ontologizzando. Non sono separabili, non è che l'emisfero destro è ontologia, l'emisfero sinistro è epistemologia. Cioè, non so come fai, è un unico corpo che fa questa operazione. E se io quando leggo i libri, un po' l'ho letti, poi mi sono scocciato perché non sono interessanti filosoficamente, paradossalmente, questi libri di ontologia, questa esplosione di ontologia, che loro cominciano dicendo il mondo è distinto in oggetti, relazioni e attributi. Ma scusa, ma da dove le tiri fuori queste tre categorie? Da dove le hai scoperte? Come le vedi? Se non tematizzi il fatto che parli, cioè ora stiamo a parlare con persone che la conoscono, la storia della filosofia, in quale lingua la formuli questa affermazione? Spesso, non so se ci fate caso, ma il trucco metalinguistico mettono oggetto in maiuscoletto, come se quello di ora qui mi sta occupando dell'ontologia e non della... ma stiamo scherzando. Cioè, se tu non tematizzi questo tuo punto di vista, non stai facendo filosofia. Hai rimosso, appunto, per questo mi sembrano anni incredibili filosoficamente, per cui, cioè, nessuno dice devi essere legato a Kant. Cioè, ma Kant non è che lo superi dicendo ma io torno a Wolf, scusa. Beh, ho capito, come lo fai a fare? Wolf è quello che risolve i problemi. Capito? Come fai a fare questa mossa filosofica, super filosofica? Varie volte ho provato a parlarne con Maurizio, ma su questo punto, peraltro poi con Maurizio è interessante proprio la vicenda anche proprio filosofica di Maurizio, perché se c'era uno che ci insegnava che era il filosofo dell'ermeneutica, però io capisco il problema e sono del tutto d'accordo con lui, no? Ricordate come racconta, no? Stavo a
a Città del Messico c'è questo terremoto, dico, ma questa cosa è reale, è verissima, lo capisco, ma come fai i conti con l'ermeneutica? Non dicendo, boh, ora ci sono le cose. Sul secondo punto, non so, i filosofi del linguaggio del Novecento, quali sono i veri, grandi, enormi filosofi del linguaggio del Novecento? Non è che sono tanti. Sono Saussure, Chomsky e Wittgenstein. E Chomsky, anche che dice sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa, no, negli anni gli hanno fatto di quello, ci ha detto fin dall'inizio, guardate che il linguaggio essenzialmente è sintassi e non è semantica. La semantica viene trascinata dalla sintassi. Ma sintassi vuol dire appunto l'organizzazione dell'esperienza non dipende dall'esperienza, è un'organizzazione dell'esperienza. Quando Chomsky dice che la sintassi è innata, lo dirà in modo brusco e in modo sgradevole, perché antibiologi, oggi è la moda essere, no, anti, quanto ti pare, ma dice una cosa elementare, perché in effetti se tu cerchi nella struttura della vita, diciamo, animale, l'organizzazione sintattica, non la trovi. La sintassi è inutile da un punto di vista evolutivo. Non sarà un caso che l'unica specie, le specie viventi sono decine di milioni e ce n'è solo una che ha la sintassi. Se fosse così importante da un punto di vista evolutivo, ma ce l'avrebbero tutti. Tutti hanno i polmoni più o meno, tutti hanno un metabolismo più o meno. Solo noi abbiamo questa stranezza che è la sintassi, che è veramente una stranezza. Quando Chomsky, non rispondendo, dice, no, come gli dicono l'obiezione infinita, è come è arrivata questa sintassi? Cioè, non te lo so dire, sarà successo un casino nel cervello e alla fine è spuntata fuori la sintassi, che non è una risposta, ma è un modo per dirti, non so dirtelo, ma è chiaro che la sintassi non la spieghi con l'evoluzione. Da un punto di vista evolutivo, la sintassi è più un problema. Se la vediamo da questo punto di vista, è più un problema che la soluzione di un problema. E a me pare talmente evidente, nessun animale ha la sintassi. I cervelli sono molto simili. Il cervello nostro rispetto a quello di uno scimpanzé non è così diverso, è più piccolo quello dello scimpanzé, ma sostanzialmente non è fatto della stessa roba. Lì è veramente successo qualche intruglio. E dicevamo, no, i filosofi importanti del Novecento del linguaggio, ma filosofi importanti in generale, perché capite, questo siamo abbastanza d'accordo, anche se noi siamo un raggruppamento, diciamo, universitario in questo momento un po' in difficoltà, non puoi fare filosofia se non fai filosofia del linguaggio. Io in questo sono proprio rimasto totalmente alla svolta linguistica. Fare filosofia senza fare filosofia del linguaggio, ma di che cosa ti stai occupando? Tu ti occupi di ontologia come se spuntasse fuori dal nulla, ma se non metti in questione il punto di vista con cui tu parli dell'ontologia, da dove tiri fuori queste categorie? Quindi arbitrarietà del segno, sappiamo, vuol dire sostanzialmente che il rapporto, il modo in cui il mondo viene messo in parole non ha niente a che fare con il modo in cui il mondo è fatto, ammesso che possiamo avere rapporto con il mondo è fatto senza questa mediazione, punto. Ma se tu accetti questo, tutto il resto sono soltanto corollari di questa consapevolezza. E visto che citavi Umberto Eco, diciamo, qui scherzando a questo punto, ma secondo me l'Umberto Eco teoreticamente più interessante è proprio quello anche più crudo, più duro, quello che dice l'iconicità è totalmente arbitraria. A me quello tuttora mi affascina e mi sfida, perché mi sta dicendo, guarda, voglia cercare, lì è il dibattito con Prodi da cui siamo partiti, no? Voglia cercare un'organizzazione esperienziale come ti pare, che poi arriva e dura nella semiosi. L'iconicità è comunque arbitraria. Lì, anche se da un certo punto di vista mi disturba quell'affermazione, da un altro punto di vista quella è netta e mi sta dicendo, guarda che qui c'è qualcosa di totalmente incommensurabile rispetto a quello che tu... Quindi tentare di riconnettere i fili di quell'esperienza con la semiosi animale, con la biologia, con l'evoluzionismo... Li capisco, mi stanno pure più simpatici, se vuoi, forse. E però lì c'è proprio un teoreta che ti dice, guarda, è inutile che cerchi altrove. Se tu vuoi capire come funziona sto strano vivente, che è quello che parla, parti dall'idea che l'iconicità è arbitraria. Punto. E lì Prodi, guardate che il dibattito fra Prodi e Eco su quello è molto interessante. Vedi proprio due che ci provano a fare i conti con quella faccenda. E lì è difficile dire sono passati infatti quasi mezzo secolo a quel dibattito, e però quello non è stato in nessun senso risolto. E lì si gioca ancora tutta,
Poi a un certo punto, naturalmente, tutti a criticarlo, bisogna criticare la semiosi, bisogna criticare l'arbitrarietà. Quanto, mi ricordo quando venivo lì a Bologna, io stesso mi ricordo, gli facevo questa domanda, e quindi dice, no, pensate, Canto di Ornitorinco è un libro in cui cerca di rispondere a tutti quelli che rispondevano, no, la semiosi da sola, ci sono i limiti, bla bla bla. È un uomo che stava nel suo tempo e ragionava con i suoi interlocutori, però nel trattato di semiotica questo è netto. Quel libro è un libro che ti dice, non mi stare a raccontare storie. La semiosi non ha niente a che fare con tutto il resto. La mandiamo giù questa cosa. E non è che critichi quel libro dicendo, oh, ma ci stanno i gorilla, ci stanno i pipistrelli, ci stanno... Di che mi stai a parlare? Lì è il Chomsky, no, che ti dice sempre ancora ora che c'ha 90 anni, fammi un esempio di comportamento sintattico animale e come ti risponde Chomsky? Attenzione, che quello è maligno, Chomsky. Se tu trovi un animale la cui sintassi è come la nostra, quell'animale si chiama uomo, essere umano, è umano. Se ci fosse sarebbe come noi, ma infatti non c'è. Comunque no, grazie Claudio, ancora una volta becchi proprio il punto su cui... No, grazie a te Felice, tra l'altro è il punto, perché l'arbitrarietà, come tu sai benissimo, ci hai molto lavorato, era proprio l'obiettivo polemico della linguistica cognitiva. Tolmi, Langecker, Lakoff, era proprio l'idea che invece il linguaggio non è indipendente da come è fatto il mondo, tutta la cosa degli image schemas, eccetera, eccetera, era proprio il loro obiettivo polemico. Ed era la spallata che ha fatto, se vuoi, terminare la fortuna, almeno localmente, della svolta linguistica, che tu ovviamente invece difendi, e quindi è proprio, secondo me, il punto centrale. E anche Eco, magari sono studenti di semiotica, poi siamo al centro Eco, come sai benissimo, era stato criticatissimo da tutta la semiotica cognitiva del Nord Europa proprio sulle tesi sull'arbitrarietà dell'iconismo del Trattato di Semiotica Generale. Per esempio, critica violenta di Friedrich Sternfeld in Diagrammatology o di Sonesson su questo punto. Tanto che poi Umberto stesso riformulò alcune di queste idee in Cantellorito Rico, provò ad ammorbidirle, eccetera, eccetera. Ma è stato proprio un punto alla metà degli anni 90. In cui da un lato le scienze cognitive davano contro alla nostra tradizione e in cui chi si faceva una semiotica cognitiva aveva proprio quello come obiettivo polemico, quindi cogli proprio un passaggio. No, Claudio, visto che siamo alla fine di questa, no, cosa, io come la chiamo? Secondo me, voglio dire, è proprio una controrivoluzione filosofica che è in corso da circa 40 anni, o siamo i termini proprio anche più semplici, è una forma di reazione ma non argomentata, perché, capisci, il libro che ho scritto è un tentativo di pensare, diciamo, il non linguistico, cioè non è chiaro che il problema è quello, cioè non è in questione qual è il problema, ma tu risolvi il problema, affronti il problema, non facendo finta che non vieni da quella tradizione lì e che quella tradizione non l'hai superata. Non è un caso che Eco ancora lo leggiamo, i critici di Eco non lo leggiamo più. Pensate proprio alla vicenda che stava citando poco fa Claudio, la prima critica a Chomsky, no? Pensate, non so se conoscete un po' la storia della sintassi, della grammatica generativa, Lakoff, quella storia lì, no? Talmi e quella gente lì, i semanticisti, ma chi li legge più quella roba lì? È finita, non è più, non esiste, non hanno colto il punto. La cosa di Chomsky non è che dire che noi, perché l'umano è speciale, è superiore agli altri animali, oppure che lui ce l'ha con gli animali. Sono critiche sciocche, no? non colgono il punto. Lui sta dicendo, guarda, c'è questo elemento, che è un elemento puramente umano, radicalmente arbitrario, totalmente artificioso, che io non trovo in nessun altro organismo vivente. Punto. E ora, criticarlo perché lui è antibiologista, uno che lavora solo nei dipartimenti di biologia, ha solo amici biologi, è un'accusa sciocca. E possiamo anche essere d'accordo che quella visione è troppo cruda, è troppo distanziante fra noi e il resto del mondo animale, però deve criticare a quel livello, non con argomenti, capito, cioè appunto ripristinando la distinzione fra ontologia e epistemologia, che proprio in fondo svolta linguistica, se proprio vogliamo riassumere, non vuol dire nient'altro che non si può distinguere ontologia da epistemologia, punto, questo vuol dire svolta linguistica. Allora, se tu vuoi criticare la svolta linguistica, va bene, ovviamente, mi devi far capire che c'è qualcosa che non va in questa equivalenza che io ho stabilito. Non è che semplicemente ricominci a fare quella distinzione come se non ci fosse stata la svolta linguistica.
In fondo a me questo libro nasce proprio dalla comprensione, diciamo, fra virgolette, filosofica del problema posto dai nuovi realismi, ma dalla profonda insoddisfazione filosofica, perché trovavo molto semplicistici e in fondo sbagliati gli argomenti usati per criticare la svolta linguistica. Sarà pure vero che l'iconicità è troppo arbitraria, quella che trovate nel trattato di semiotica, forse, io pure, ahimè, fra le tante cazzate che ho scritto pure qualcosa contro quella roba, e però lì c'è un nucleo teoretico fortissimo e lo devi criticare a quel livello, altrimenti dire che no, c'è l'iconicità, vabbè, ma non serve a niente, veramente non serve a niente, perché non hai colto il punto. Grazie che l'hai ricordato, ma la linguistica cognitiva, leggetevi Lakoff, la teoria delle metafore concettuali, il contenuto filosofico lì c'è meno di zero, semplicemente, improvvisamente comincia a parlare della mente mettendolo in maiuscoletto, e mo da dove la tiri fuori sta mente, la metafora concettuale, e tu come l'hai scoperta, signor Lakoff, la metafora concettuale, da dove la tiri fuori sta metafora concettuale? Semplicemente perché distingui il linguaggio parlato, bla bla bla, e qui dentro ci sono le metafore concettuali, e non è metafisica questa, più che ingenua, quella la chiami filosofia, non è una risposta filosofica, capite? E poi un linguista, dai, non dobbiamo... Lasciamo sta, io l'ho seguita le lezioni di Lakoff, mi ricordo, una persona simpaticissima, ma stiamo scherzando? Quella è la svolta? Non è quello l'argomento per criticare, e quindi sono contento che, anzi sono stracontento che mi avete invitato in un centro eco, perché appunto se c'è un pensatore che da quel punto di vista ancora è con noi, ancora è sfidante, se lo prendiamo sul serio, ma proprio nelle sue formulazioni più radicali. Io torno non sai quante volte la rileggo quelle pagine sull'iconicità, perché quelle pagine ogni volta mi irritano, ma dico qui c'è qualcosa di potentissimo, e non so, io poi non è che conosco tutta questa letteratura semiotica, ma francamente trovare qualcuno che l'abbia criticato a livello suo, non è che ne ho trovati tanti. No, ma secondo me sei un po' duro con Lakoff, loro, però vabbè. Sì. È anche vero che quello che fai tu, e lo dicevi prima molto giustamente, provi a leggere il trattato come un libro da un punto di vista di un'antropologia semiotica, da un punto di vista di un'antropologia, perché di fatto se lo leggi da un punto di vista, non dico di una tipologia dei modi di produzione, che era infatti quello che voleva fare Umberto, lui in qualche modo voleva fare i diversi modi in cui noi produciamo in qualche modo il piano dell'espressione di una lingua. Allora, da quel punto di vista ci sta che alcune critiche che gli sono state mosse sono fatte giuste, comprese le tue, però certamente se cambi piano di pertinenza come fai tu, certamente è una tesi che ha una, a livello ontologico, ha una sua forza indubbia. Bene, bene. Non so se ci sono altri spunti che vengano perché siamo rimasti in 3 o 4 in video e poi tutti gli altri. No, guarda, se possiamo finire, io in teoria dovrei fare pure lezione, ahimè. Ah, ok. Filosofia della mente proprio. Pensa a te, io faccio filosofia della mente, c'è una barzelletta, però va bene. E vabbè, insomma. Senti, a che ora devi farla? Adesso sì, teoria alle 5, però ho detto che avrei cominciato un po' più tardi. No, se c'è qualche domanda rispondo volentieri, vedo che c'è Alessandra, c'è qualcuno ancora che... Però se, capito, cioè, secondo me questo fatto finale su Umberto Eco è un modo per dire, cioè sarà un modo, però io trovo ancora in quegli autori, in quegli anni, una miniera di pensieri che mi sembra ancora da pensare e con cui fare i conti, e molte delle critiche che sono state fatte agli autori di quegli anni, non so quanto arrivano a... al punto, quanto colgono l'urticanza di quelle tesi, perché quelle tesi, appunto, sarà appunto che sarà stato un momento speciale per la filosofia francese, però se li mettiamo tutti insieme in quegli anni, fra 60 e 70 in Francia, c'è un capitale di pensiero che appena appena scalfito,
preferisco, ecco, scalfire quel capitale di pensiero che seguire piste che invece mi sembrano poco radicali, poco, quindi poi lo leggo, poi è una lezione simpaticissima, e però boh, se dovessi pensare quanto tempo ho perso alle metafore concettuali, forse potevo pensare seguire altre storie. Va bene. Senti, ti ringraziamo tanto e speriamo di vederci presto. Io aspetto quell'invito, i tortellini, le lasagne, lo sapete, io sono primitivo, sono rimasto anche a quegli anni lì. L'idea era quella. Ciao Maurizio, spero di vederti. Ciao, grazie a tutti. Volevo solo dare appuntamento alla settimana prossima con Gert Lovink dell'Università of Applied Sciences di Amsterdam, che ci preparerà una cosa a sorpresa, perché non ci ha mandato un abstract, ma ha detto che ha voglia di fare qualcosa che vada al di là della conferenza, diciamo, unidirezionale, che poi in realtà è multidirezionale, come abbiamo visto questa sera, può essere, e quindi vedremo un po' che cosa verrà fuori. Ringraziamo tutti i partecipanti, anche Maurizio Gnere, che non vedevo da tantissimo tempo, e Alessandra Falzone, Francesco Parisi, e tutti quanti, quelli che hanno partecipato, e grazie, e ci vorrebbe anche l'applauso qui, ma non te lo faccio. Ciao a tutti. Ciao. A presto. A presto.